Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime Mattioschi e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto a Facce di Nerd 111, la puntata in cui parleremo, facendo spoiler, di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, il nono episodio della saga di Star Wars, osannato, celebrato forse nei peggiori bar di Caracas. Ma adesso ci addentriamo perché ovviamente ogni opinione è legittima. Lo faremo con tanti ospiti, la maggior parte dei quali non si sono presentati all'appello. Probabilmente i bagordi natalizi li stanno rendendo pieni di cibo, le uova di cioccolata, come diceva Richard Benson, anche se quella è la Pasqua. Vedremo se piano piano arriveranno tutti. Io comincio a dare il benvenuto a chi c'è già, cominciando dal primo che si è introdotto, e quindi si merita l'introduzione primigenia. Un benvenuto a Filippo Altroquando. Salve. Olà, i morti parlano e tornano a sedersi nella loro postazione abituale, finalmente di nuovo seduto, quindi sono qui, i bagordi natalizi a me invece hanno rinvigorito e infatti sono qua, parleremo, ciarleremo e che la forza e lo sforzo soprattutto sia sempre con tutti noi. Assolutamente, poi abbiamo uno dei protagonisti del film che, come al solito, ci bea della sua presenza, ci darà sicuramente degli scoop. Cosa non è andato bene, cosa è andato storto in questo film? Abbiamo con noi, beh, oggi è un nick peculiare, Danny Yena, anche conosciuto come Guai a te, Chris Terrio o Terrio, chissà come si dice. Guai a te, Chris Terrio, o Terrio. Questa è una citazione a uno YouTube un po' vintage. Infatti, abbiamo deciso che chi coglie la citazione vincerà un tappo per riempire i buchi di trama 1 di episodio 9. Quindi tappi grossi quanto città, probabilmente. Quindi solo uno, bisogna scegliere tra i vari buchi. Qual Bisogna è il scegliere più quale pesante? fra i tanti. Bene, poi abbiamo, reduce dalla lettura a tempo record dell'ultimo romanzo di Donato Carrisi, il signor Giacomo. Salve. Salve, è un piacere essere qui. Salve, signor Matioschi, ai miei colleghi, al pubblico, grazie per essere qui nell'ultima puntata dell'anno, l'ultima puntata del 2019, a meno di sbagliarmi, giusto? Assolutamente sì, è l'ultima puntata del E 2019. come chiudere bene quest'anno se non urlando tutto il nostro piacere, contentezza, facendo spoiler su questo meraviglioso film che ha segnato la vita di tutti noi, distruggendone l'infanzia e facendoci soffrire molto. Non ce la posso fare, non ce la posso fare. Aiuto. Ce la faremo tutti assieme, anche in compagnia della Svet, c'è solo lei, così dice il Nick, quindi io saluto la Svet. C'è uno strano figuro alle sue spalle, però, È mi domando chi possa essere. l'ho adattato. In realtà io oggi volevo entrare con il nickname di Davide Vichingo perché, no, perché tu non lo sai, ma ho scoperto che dopo l'exploit alla fiera dell'erotica, era andato a L'Isola dei Famosi, Sì, certo, lo so. sì, ma poi dopo ha avuto una fase decadente cocainomane, dove smascellava e faceva video in cui diceva che un noto personaggio della televisione l'aveva molestato, e adesso è diventato un diacono esorcista. Cosa? Il suo canale si chiama pa Padre David, diacono esorcista, non sto scherzando. Beh, Queste sono secondo me scoperte che ti sono un cambiano la vita. grandissimo fan. È una È un storia arco degna di un narrativo film, alla vi Kylo prego. Ren, questo. Comunque vorrei Sì. ricordare a tutti che questo è l'ultimo anno dell'anno, comunque, Esatto. L'ultimo anno E dell'anno. l'ultimo anno Tra l'altro, dell'anno. se fanno un film su di lui, ho già la tagline: è rinato in Cristo e combatte i demoni. Meraviglioso. È meraviglioso, ragazzi, storia Devo vera. dire che io ero una grande fan di Davide Però Vichingo. io opziono una trilogia a questo punto, con ogni episodio che contraddice quello precedente, un po' come la Ma vita vera di Davide il Vichingo. Mattia, la cosa bella è che nonostante questa sua trasformazione, ancora non riesce a dire la L. È comunque impossibilitata la sua maledizione. Sono problemi, ma abbiamo anche arrivato giusto appunto in questo momento un altro ospite, il cugino di Palpatine. Grazie Matioschi dell'ospitalità, un saluto agli Jedi, ma potrebbero anche essere Sith a fine puntata, chi può dirlo? Di facili nerd e al pubblico, a cui chiedo scusa se non mi ha visto in episodio 9, ma l'addetto al montaggio era Chris Terrio, quindi Quindi è saltata la scena. Si è saltato assieme a Matt Smith, che a quanto pare all'inizio doveva esserci, però non c'è più stato, non si capisce niente.
Bene, allora, qualcosa di questo film? Attualmente siamo noi, il parterre di opinionisti in stile Barbara D'Urso, che vi esporrà le opinioni spoiler riguardanti questo film. E allora comincio un pochino io. Vi avevo promesso una listona di domande, senza entrare troppo nelle opinioni, semplicemente delle domande. Qual è il problema? Tipo le domande di Repubblica Berlusconi? Sono esattamente... Assolutamente. Ma sbaglio o sono quelle che ci hai già illustrato all'uscita del cinema? Non sono tutte, perché appunto il problema è questo, ok? Questo è il file, attenzione, questo è il file del telefono con tutte le domande, il problema è che è così. Tra l'altro posso fare una piccola anticipazione, un aperitivo così per farvi entrare nel mood? Certo. Una cosa piccola, ma che ho fatto caso oggi. La cicatrice di Kylo Ren, dove minchia è finita? L'ho pensato pure io dall'inizio, recupero. Ma c'è. Non l'ho proprio vista, giuro che non l'ho vista. Tanto no, io mi sono cercata per tutto il film, effettivamente c'è, però diciamo che ha una cicatrizzazione molto, molto, molto nice. Dopo il cambio di posizione degli ultimi Jedi va bene tutto, io non mi pongo più domande da quel punto di vista. Le cicatrici della galassia sono un po'... Ecco, è come la gobba di Igor, dopo la gobba c'è la cicatrice. Esattamente, quindi direi che le mie domande le dirò poco a poco, lasciando poi la parola ai vari ospiti, altrimenti in tasca la diretta almeno per mezz'ora buona. Quindi io direi di sottoporvi 5 domande alla volta. Vai. Però c'è da fare una premessa. Per rispondere a queste domande io pretendo che si faccia riferimento soltanto ai film, perché io ho visto in questi giorni, possiamo definirli gli esperti, che hanno fatto riferimento a romanzi scritti 35 anni fa e la risposta del regista, a parte il fatto che la maggior parte di queste spiegazioni degli esperti si contraddicono a vicenda, un po' come fanno i cospirazionisti, no? che hanno le varie teorie, più o meno siamo nella stessa situazione, ma poi si chiama universo espanso, non si chiama universo spiegazione. La vecchia trilogia storica, originale, era visionabile a sé stante. Stesso dicasi per la trilogia prequel. E l'universo espanso espandeva, ok? Se mi dite che per capire la trama di un film di intrattenimento per tutta la famiglia di 2 ore e un quarto io devo leggermi 10 romanzi, scusatemi, ma mi sembra una fesseria aberrante. Anche o smettiamo non... anche di pestare tanto i piedi per il Marvel Cinematic Universe, che ti obbliga a vedere tanti film per poter capire l'architettura generale, perché a questo punto è un discorso molto molto precedente e anche peggiore, perché si va a intasare in un discorso multimediale. Assolutamente, quindi io mi aspetto che le risposte a questi quesiti siano presenti all'interno di 3 film, se vogliamo tutti e 9, perché comunque si può fare riferimento al canone precedente. Quindi cominciamo dalle prime 5, dopodiché passerò la parola ai miei ospiti. Non sono in ordine di importanza, sono state proprio di getto, quelle che mi sono venute in mente, così. Cominciamo dalla prima. Perché Palpatine non si è direttamente palesato all'inizio di episodio 7, soggiogando in un solo istante la galassia con i Super Star Destroyer senza dare avvertimenti? Perché non si è presentato a Kylo fin dall'inizio? Quale differenza concettuale c'è per Kylo Ren nell'essere addestrato da Snoke oppure da Palpatine? Perché Anakin in L'attacco dei cloni non cura sua madre utilizzando la forza? Perché Anakin in La vendetta dei Sith si preoccupa della potenziale morte di Padme quando utilizzando la forza potrebbe curarla, cercare di salvare il salvabile fino all'ultimo momento, addirittura riportarla in vita? Perché Palpatine in La vendetta dei Sith parla del ritorno dalla morte come di una prerogativa dei Sith, quando i Jedi come minimo hanno un potere che può curare persone ferite a morte? E questo è solo l'incipit, giusto per dimostrarvi come effettivamente sia stato tutto rispettato. Ma proprio a puntino. C'è una domanda che non hai fatto, che secondo me però è fondamentale. Magari arriva dopo, perché queste sono le prime 5. Cioè no, sono non so se 50. L'hai messa. Io vorrei aggiungere, prego, se me lo permetti, come mai, certo, quando Palpatine riacquisisce i poteri alla vestaglia di Rocco Siffredi all'improvviso? Era presente tra i vari quesiti. Era presente, okay, era presente, sì, perché Palpatine quando assorbe i poteri è questa maglioncino di flanella rosa. Ne ho provate tante, Mattia. È una sorta di simbolo del suo grande potere. È una trasfigurazione alla Scrubs, per dire quanto diventa cazzuto tutto in uno. Esatto. Detto ciò, abbiamo anche un altro ospite che io introdurrei, quindi salve Maso, salve.
Buonasera, Gentaglia, io vi abbraccio tutti, sono umidissimo della scarpinata di oggi, non vedo l'ora di confrontarmi con voi, con il pubblico, vedo che già gli animi sono caldi e non vorrei gettare benzina sul fuoco, ecco, quindi... Invaditore! Quindi sentiremo le sue impressioni, però io privilegio, diciamo, chi è arrivato per prima, quindi Filippo... Prego. Dici un po' la tua, stavolta libero di impedimenti, riguardo a questo film, dopo alcuni giorni dalla visione, quindi c'è stato il tempo di pensarci di metabolizzare. E vabbè, io per fortuna, se non altro per carattere, non lo so, riesco a restare abbastanza freddo, quindi diciamo non sono di quelli che si sono fatti abbattere dicendo che la visione di questo film ha rovinato il ricordo dei film precedenti, bla 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 bla. La storia del cinema è piena, pienissima, intasata di seguiti che fanno cacare. Quindi, insomma, nessuno è obbligato a considerarli per forza, anche perché Star Wars aveva un suo finale assolutamente perfetto, che è il finale del ritorno dello Jedi. Talmente perfetto e talmente concluso in sé che andare a fare una nuova trilogia in cui praticamente rimette in discussione tutto, perché qui non si tratta soltanto di fare una nuova trilogia ispirata al franchising e riportare in scena quel mondo e certi personaggi, ma il problema principale di questa trilogia, perché come dicevamo a microfoni spenti poco fa, questo film, questo ultimo film, episodio 9, non lo possiamo considerare da solo, perché fa parte di una maledizione che nasce diversi anni fa con l'inizio di questa nuova trilogia sequel e il modo sciagurato in cui è stata progettata. Perché è proprio svincolata da tutto il resto, è una grandissima forzatura che vuole essere un lavoro nostalgico, ma che in realtà di creativo non propone assolutamente nulla, perché ha proposto, e i nodi sono venuti al pettine in quest'ultimo film, tutta una serie, ha riciclato tutta una serie di elementi già raccontati e sviscerati più o meno bene nella trilogia originale e in parte dalla trilogia prequel. Soprattutto in questo terzo film, dove tu ritrovi tutto quanto, ritrovi persino anche la redenzione in extremis del villain di Kylo Ren, che risulta ancora più assurda di quanto non risultasse. In realtà era abbastanza molto più accettabile il ritorno dello Jedi, il twist finale alla redenzione di Darth Vader, considerando anche che io non sono uno di quelli che amano tanto la trilogia prequel, per cui se tu mi presenti un personaggio, mi dici che nel tempo è stato corrotto dal lato oscuro della forza e lo collochi in un background lasciato all'immaginazione dello spettatore, mi va benissimo, c'è tutta una gradualità, che poi questa cosa l'abbiano sputtanata nella trilogia prequel, praticamente rendendoti che in un film ti fanno vedere così che Anakin, bene o male di suo, ha qualche tendenza reazionaria, però appena accennata così e basta. Dopodiché tutto incentrato sul fatto che è malato d'amore, che vuole salvare Padme e fa delle cose terribili soltanto per quel motivo lì, il che nella sua terribilità, perché commette anche delle stragi, delle cose tremende, potrebbe avere una valenza romantica, il che è molto diverso dall'essere corrotto dal potere, dal lato oscuro, eccetera, eccetera. Quindi la trilogia originale si basava proprio su questo fatto che era dato per scontato che c'era tutta una storia che poteva essere molto più complessa, molto più lenta e molto più sedimentata nella corruzione di Anakin. Quindi anche vederlo poi alla fine redimersi per salvare il figlio, e Doctor Who direbbe già ho salvato l'universo con la forza dell'amore, no, veramente un pochino più complicato di così. Si tratta di un istinto primordiale volto a conservare la propria linea genetica. Oh, sì, ok, è stato l'amore. Comunque va bene. Sta succedendo lì in basso intanto. Niente, mi ha spezzato uno stinco, non importa. Bene. E comunque, tutto questo... La forza dell'amore. Tutto questo ripreso e riproposto in episodio 9 in maniera ipercompressa, con questo cazzo di Kylo Ren, che prima non si capisce neanche tanto bene perché gli vengono le fregole, le caldane, il complesso di Elettra per il nonno, arriva a uccidere il padre, dopodiché questo padre fantasma, ricordo, fantasma, non è importanza. Tra poco ci arriviamo anche su Han Solo, perché... che gli compare, gli dice, cioè, no, è morto Kylo Ren, mio figlio è vivo, bla 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 bla. Anche questa è una virata, un colpo di coda totalmente inatteso.
cioè, questi personaggi hanno del buono che improvvisamente prevale, non si capisce bene perché, passano alla parte del bene e diventano dei santi e dei martiri addirittura, tant'è vero che esattamente come suo nonno, che cosa fa, dà la vita, si dissolve, praticamente fa in maniera più brutta e più goffa quello che è stato il finale epico della trilogia originale. E potremmo dire tante altre cose, considerando poi che resuscita Ray in un modo non troppo diverso da quello che faceva Superman con Lois Lane nel Superman di Richard Donner, cioè in un modo del tutto gratuito e del tutto infilato per forza, con quel bacio hollywoodiano che in realtà io mi aspettavo da molto prima, perché questi due hanno dall'inizio un rapporto tipo Batman-Catwoman, suggerito lì così. Poi questo discorso della via della forza, che non si capisce che cosa è, non se n'era mai parlato, è un discorso di fede. Esiste la diade? Sì, ma che cos'è? E perché? E perché proprio questi due? Così. Ma soprattutto, il discorso di cambiare le carte in tavola, noi ci siamo fatti le sedie mentali per un anno, davanti al santino... del ritorno di Palpatine, da quando hanno annunciato il ritorno di Palpatine, per dire come avrebbe potuto reintrodurlo, l'hanno reintrodotto nel modo peggiore possibile, al dire con i canonici classici titoli di testa che ti dicono i morti parlano, Palpatine è vivo, Palpatine con i poteri oscuri del lato oscuro, in qualche modo mescolando i poteri del lato oscuro e la tecnologia, non si capisce neanche bene come, perché non te lo dicono, comunque è di nuovo lì e muoveva le fila sin dall'inizio. E tutto questo ci riporta al discorso che praticamente questa trilogia, a partire da episodio 7, che sembra il meno peggio, ma semplicemente perché è un inizio e ammicca alla nostalgia ed è l'inizio del gioco, ma soltanto questo, perché poi la resa dei conti è quello che è, che ogni film è rimasto slegato dal resto, ed è questo il peccato originale di questa produzione, è questo che mi fa incazzare. E ti introducono questo personaggio così perché sì, perché andava introdotto e basta, perché il problema principale di questi tre film, che non si possono, ripeto, secondo me, considerare separatamente, è quello che si è voluta fare questa trilogia. Che cazzo vuoi fare, un seguito celebrativo, un omaggio ai fans, alla mitologia del franchising? Fai un film coerente. Invece no, fai partire una trilogia senza nessun piano narrativo, in cui ogni film, il fatto che sia inizialmente anche affidata a un regista diverso, questo non sarebbe un'idea sbagliata di per sé, è che non ha un'architettura a monte, un'architettura narrativa, ed è stata una cosa che si è vista film dopo film in una maniera aberrante, fino a una rovina finale in quest'ultimo, in cui tutto è stato rimesso in discussione, perché non ci sono soltanto le contraddizioni che elenchi tu, Mattia, che sono pure sacrosante. La cosa che balza agli occhi è proprio la bruttezza dell'intera operazione, che ti fa dire sì, ma perché? La saga era finita. Questa è una forzatura che io faccio fatica anche a crederci, perché risulta più che altro una fanfiction, forza, come hai detto tu stesso, ma sin dall'inizio a questo punto, perché io li considero un unico quadro questi tre film, sì, sì. In cui a questo punto probabilmente gli ultimi Jedi si riscatta in parte, anche perché se non altro Rian Johnson ha provato a metterci del suo, a dire del suo, e a questo punto non è nemmeno il male peggiore, ma delle schegge impazzite che sono volate così tutto a casaccio, e che non rappresentano niente se non dei prodotti commerciali forzati, in cui ci si è dimenticati o ce ne si è fottuti totalmente della qualità dell'intrattenimento, di fare un prodotto rispettoso non del fandom, ma semplicemente di un pubblico che deve vedere qualche cosa che abbia un senso, che abbia una sua coerenza interna, che abbia un suo crescendo drammatico, epico, una narrazione che meriti di essere eseguita. Questa è una cosa di un amatoriale terribile a livello narrativo, ed è una cosa inconcepibile, è il trionfo del commercio, del merchandising, della cosa fatta tanto per, e della pura forma, perché dalla pura forma possiamo dire che è spettacolare, che ci si può emozionare perché si vedono certi fetici, certe piroette, certe cose, ma a livello di trama è veramente una cosa terrificante, e lo sfruttamento e l'integrazione dei personaggi nuovi con quelli vecchi, anche quello è abbrutente, perché i personaggi nuovi, chi è che si salva? Chi è che ha una vera caratterizzazione, un vero percorso evolutivo? I personaggi vecchi sono presi e buttati lì per forza, proprio con la sensazione che sono lì semplicemente per fare passerelle e dire noi siamo qua, ti schiacciamo l'occhio e ce ne andiamo.
praticamente sorvolando sulla povera che rifisce, che oltretutto non è strada facendo, non era colpa sua, tra l'altro. Sì, non è neanche colpa degli altri. Esattamente di questo film aiuta. Ma gli stessi personaggi nuovi, che cacchio di evoluzione hanno avuto? Quindi è stata praticamente una specie di rondò, ma manco un rondo finale, una rimpatriata in cui si è rinarrato male, in maniera confusissima, tutta una serie di topos già raccontati dalla trilogia classica, e in definitiva, alla fine, che cosa? Cioè, qui non si tratta di fare finta che non sia esistito, questo film non esiste, perché è questo film e questa intera trilogia, perché è l'apoteosi del commercio, del marchio Disney, se vogliamo. Sono d'accordo. Del commercio che ti ammazza totalmente e se ne strafotte della qualità, anche al minimo sindacale. Ok, direi che è stato un intervento completo, e tra l'altro credo che questa live in realtà sarà uno sfogo generale in cui tutti però, diremo... Scusa, Mattia, io mi permetto di dire una cosa, Filippo, sono d'accordo con quasi tutto, però una cosa vorrei chiedergli, ma quale trama? La trama sgasata come una Coca-Cola vecchia di un anno, ma magari, ma quella non è una trama, è un casino. Questo film invece che riprende certi topos della prima trilogia, tra cui la ricerca del cavaliere che cerca se stesso e la propria missione e il proprio retaggio, perché c'è pure l'ambizione riciclata, io sono figlio, io sono nipote di bla 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 bla. Se ne poteva anche fare a meno, Rian Johnson ci aveva provato, non è piaciuto, aveva fatto bene, è sgommata, va bene. La redenzione del villain che alla fine contribuisce a sconfiggere la minaccia principale. La minaccia principale, guarda caso, è la stessa, e soprattutto come cazzo è risolto, praticamente ti ripresentano tutta la stessa situazione di dittatura con la resistenza, come se non fosse successo un cazzo. No, esatto. In tutta la prima trilogia originale. No. Io ne approfitterei per dare il benvenuto a un altro ingresso, si è appena tolto le cuffie, non so se ci sente. Al limite lo inserisco a tradimento. Lo possiamo inserire bene, quindi abbiamo con noi Dark Andros, un individuo misterioso alle sue spalle. Hola. Salve! Buonasera! Come sta? Tutto bene? Mi sentite? La sentiamo! Forte e chiaro! Ah, che bello! Buonasera! È sempre un piacere essere qui su Facce di Nerd. Stasera sono in dolce compagnia perché lo vedo. Stasera stavamo lavorando e quindi di conseguenza... abbiamo detto, ma perché no? Perché non entrare a fare un po' di dissing su Star Wars? Per sfogarci un po'. Certo. Minchia, io sono detto avvelenato. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao, ma non sei l'unico, è un po' una sessione di terapia collettiva questa qua. Ognuno si sfoga. Ovviamente andremo nell'ordine rigoroso degli ingressi, così tutti avranno modo di dirla loro. Tanto è l'unico argomento della puntata. Ah, che meraviglia, che bello. Momento... Sono già due puntate che monopolizza. Direi di sì, dai. Ma ce n'è da parlare, eh. C'hai voglia. Bene, allora ti rivedremo tra poco. Quindi io mi permetto, tra un intervento e l'altro, di proseguire con la mia lista di domande ataviche e poi sentiamo cosa ha da dire il mitico Danny, che magari avendo partecipato ne sa di più. Vediamo dove ero rimasto. Ok. Come ha fatto Palpatine a tornare in vita, considerando che nel finale del Ritorno dello Jedi precipitava nel reattore della seconda Morte Nera per poi esplodere letteralmente? Che è un dettaglio che ho visto trascurato da molti. Lui cade ed esplode tutto, quindi boh. Se Palpatine è tornato in vita, che senso ha la profezia del prescelto? A cosa è valso il sacrificio di Anakin Darth Vader? Quale equilibrio è stato riportato da lui? Palpatine è stato sconfitto da un altro Palpatine. In tutto ciò, la famiglia Skywalker che importanza ha nell'economia della galassia? A cosa sono servite le azioni degli Skywalker? In L'ascesa di Skywalker troviamo il primo ordine in assoluto controllo della galassia. Rastrellano pianeti, hanno addirittura dei gettoni che utilizzano come lascia passare. La resistenza è ridotta ad uno sparuto gruppo di elementi e alla fine viene sottolineato che la flotta dei buoni che arriva è composta da civili. In questo scenario Palpatine cosa voleva di più? Perché comincia a distruggere pianeti con gli Star Destroyer? Il primo ordine era già al potere, cosa restava da fare? Quale primo ordine, scusa?
Perché tu hai visto un primo ordine in questo film? Perché io non ho visto niente. Ti rispondo io a questo. Dovevano citare la distruzione di Alderaan della prima trilogia. Ecco. Perché sono quelli che hanno ripercorso i passi della prima trilogia. Ma l'avevano già fatto in episodio 7. Allora, posso chiedere scusa a tutti e togliermi un prurito dalle mani? Vai, questa è la cosa che mi fa più incazzare, tra le tante cose che mi fanno incazzare di questo film. Cioè, questi mi hanno non solo mi hanno reso inutile la famiglia Skywalker, ma me l'hanno pure fatta estinguere. Questa zozzona ha preso il nome Skywalker ed è una cazzo di Palpatine che salva tutti quanti. E a questo punto, cioè, ma non solo, Giacomo, perché come ha detto giustamente Antonio Cianci, i suoi genitori che l'avevano nascosta, in realtà si erano sacrificati nella realtà per salvarla e nasconderla, eccetera. Questi poveracci. E che cazzo, riabilita il nome Palpatine, perché qualche Palpatine che ha fatto qualcosa di buono evidentemente c'è stato, no. Le suonava meglio. Allora, adesso dirò probabilmente una bestemmia, cioè, sapete cosa penso degli ultimi Jedi, ma paradossalmente se avessero continuato sulla linea di Rey nessuno e lei alla fine avesse preso il cognome Skywalker, mi avrebbe dato fastidio, sì, perché per vari motivi, ma mi avrebbe dato molto meno fastidio della situazione di episodio 9, perché se lei da nessuno salvava la galassia, prendeva il nome Skywalker, un senso ci poteva essere. Ma da lei, che è una Palpatine, che salva la galassia da Palpatine, invalidando tutta la dinastia Skywalker, distruggendo la tragedia di Anakin Skywalker, cioè, se voi andate a rivedere la vita di Anakin dopo questo film, dice, vabbè, non è servito a niente perché tanto l'universo poi è stato salvato da una Palpatine. Dalla nipote di Palpatine. Il nipote di sto qua, poi è passato al lato oscuro, ha fatto più casini di lui. Cioè, a sto punto era meglio chiama il film L'ascesa di Palpatine, che sarebbe stato perfettamente ambiguo e coerente, l'avrei apprezzato di più. Sì, ma no, era troppo difficile, no? Sarebbe stata una figata l'idea. Oppure crea una parentela, seppur banale, con uno Skywalker, anche perché un lontano cugino che ha molestato, parla, altra parola con no, la S che non si dice. Non c'è cosa più divina che... Aggiungerei questo quesito prima di lasciare la palla a Danny, perché questo secondo me è divertente. Come può la scanalatura del pugnale che serve a trovare il segnalatore coincidere con le rovine della seconda morte nera? Questo pugnale, quando è stato forgiato l'altro ieri, e per chi è stato forgiato, con quale scopo? Cioè, perché uno si è messo lì con lo scalpellino a dire, coincide con le rovine, indica il puntatore? Ma chi serve? Ma perché? Soprattutto non a caso l'hai chiesto. Ma vi siete accorti che loro hanno l'indizio, la verità è nella lama? E a un certo punto lei, quando sono sulla nave, le dice, devo andare a prendere il coltello, credo sia importante. Come fai a saperlo? Un presentimento. Ma se l'hai letto prima? Hai letto prima la verità della lama? Che cazzo di presentimento hai? Te l'hanno detto. Signor Po, ci dica, dai. La parola. Concordo con lo scopo terapeutico, quindi io farei una roba tipo che mi alzo e faccio ciao, sono Danny e non guardo Star Wars da un mese. Fattemi ciao Danny tutti in coro. Ciao Danny. Ciao Danny. Bene. È un gruppo di recupero oggi. Fortunatamente, non so se è accaduto anche a voi, nel film c'è un droide Fon che si chiama tipo Dio. Quindi io ero lì al cinema che ogni tanto facevo Dio santo, no signora, parlo col droide, che carino. Io trattenevo così le mie blasfemie. Proverò un attimo a rispondere ad alcune delle giuste domande fatte da Mattioschi, ma non solo. Ed è solo l'inizio. E intanto voglio dire una cosa. Allora, Star Wars è un mito. Star Wars è quello che nella nostra era contemporanea può paragonarsi a un mito. È ovvio, non possiamo esagerare facendo gli stranerd, perché comunque nasce sin dai primi film come un prodotto commerciale, è un prodotto, però è una cosa che si avvicina molto a un mito, a una fiaba contemporanea, e come tale ha delle regole, no? Cioè, lo vediamo anche dal ciclo dell'eroe, quindi le varie teorie che accomunano le varie fiabe, le varie mitologie fra di loro, e se noi ci facciamo caso, le fiabe terminano tutte con una frase che è e vissero per sempre felici e contenti, che non è una frase buttata lì, ma indica che simbolicamente
L'eroe, grazie alla sua iniziazione, con i suoi errori, con il suo percorso, ha risolto il dilemma e simbolicamente ha trovato una nuova dimensione, la sua pace, giusto? Non vedrete mai voi Cappuccetto Rosso 2, dove lei dice mi faccio un giro nel bosco, non c'è una roba del genere. Tutto questo per dire cosa? Hanno preso la redenzione di Anakin, che è il vissero felice e contenti della saga, e l'hanno resa nulla. Cioè lui si è redento, lui ha avuto tutto un percorso formativo per niente. Poi è morto come un coglione, perché a sto punto si rimetteva la maschera, si faceva curare da lui, Luke Dende, dice vabbè, ho fatto sta cosa temporanea, però almeno rimango vivo finché la natura... Invece no. E in più vince il premio del nonno di merda dell'anno, perché a Kylo non dice mai niente. Cioè Kylo lì, con questi dilemmi prettamente adolescenziali, affronta questa fase un po' incasinata e non gli dice nulla, e compare solo come voce nella scena finale, che è palesemente copiata da Gohan col fantasma di Goku dietro che uccide Cell, quindi roba vista 30 anni fa. Lui appare solo come voce e dice riporta l'equilibrio come ho fatto io. Ma tu cosa? Tu non hai fatto niente. Quindi, ma non è colpa sua, non è colpa tua Anakin, è colpa di sceneggiatori cani. Hanno distrutto il senso mitico del film, questa è la più grande colpa. Palpatine, Matioski giustamente faceva delle domande su Palpatine. Io, per risolvere i buchi di trama di Palpatine, ho la teoria del visagista. Cioè avrebbero dovuto affiancare a Palpatine, come dicevo nella scorsa live, un portaborse, un biografo, un visagista, qualcuno che gli ponesse domande, perché era l'unico modo per smerdare tutti i buchi di trama. Perché se io mi immagino questo tizio che fa... Imperatore, siete tornato, andiamo subito a dire ai gerarchi che l'impero non è finito, che lei è vivo. No, fra 30 anni adesso. Ma perché adesso? Sono stanco, devo recuperare le forze. Tornerò in vita nel mio parente più prossimo. Tornerò in vita nel mio parente più prossimo. Tuo figlio, no? Mia nipote, perché sua nipote? C'ha 5 anni, c'è suo figlio, è un Palpatine, è prestante, è vigoroso. No, mia nipote, il lato oscuro salta una generazione. Ma che cazzo è come una di quelle robe di medicina 33? Che cazzo è il lato oscuro che salta una generazione? Oh, e poi la cosa dello Skywalker, e concludo, non vi rubo altro tempo. Effettivamente, come dice il signor Giacomo, è una delle puttanate del film, perché Rey, tra l'altro, dice il suo cognome, cioè le viene in mente la sua identità guardando una cassetta postale, cioè lei è lì, arriva la vecchina di paese, no? Che dicevamo l'altra volta, tu a chi appartieni? Chi sei figlio? Ma che tutta sta gente che chiede il cognome di Rey, a chi appartieni? Perché era lì che si faceva i cazzi del paese, e lei la vedi che si guarda in giro, vede la cassetta fattoria Skywalker, Rey Skywalker, cioè questo è tutto questo, è. E poi alla fine accende quella spada gialla, che loro avranno detto chissà quante pippe mentali si fanno sulla spada gialla, non ce ne frega niente della spada gialla. Che dicono era la spada laser dei Jedi grigi nel vecchio universo espanso, quella gialla, e allora... È una cazzo di spada gialla, punto. Perfetto, mi sembra un quadro... Mi sento meglio. Immagino, ma è bello sfogarsi. Allora proseguo anch'io con il mio sfogo. Se Luke, Leia e Lando erano al corrente della possibile sopravvivenza dell'imperatore, perché non ne hanno mai parlato a nessuno? Perché poi Luke se n'è sbattuto andando in esilio? Perché Leia e Lando se ne sono sbattuti ben consapevoli dopo l'arrivo del primo ordine che la minaccia era autentica? Perché Kylo Ren pensa che sia un'ottima provocazione per Rey lanciarglisi contro con il suo caccia con la precisa intenzione di ucciderla? Perché l'imperatore cambia continuamente i progetti che ha per Rey? Prima vuole ucciderla e lo ordina a Kylo numerose volte. Poi arriva e allora è sopravvissuta, uccidimi, entrerò nel tuo corpo. Potere a caso, perché quando mai si è parlato prima nella saga di possessioni di corpi. Poi lei si rifiuta e allora lui decide di ucciderli entrambi, ma poi si rende conto che può assorbire la loro energia e allora vi assorbo l'energia e divento Super Saiyan. Perché Palpatine non si è trasferito nel corpo di suo figlio? Cos'è la diade nella forza? Da dove nasce? Solo io mi ricordo che il legame mentale tra Rey e Kylo era stato creato da Snoke, e se Snoke era Palpatine o lavorava per lui, perché Palpatine si stupisce quando scopre del collegamento? Boh?
quando, come, perché Chewbacca è salito su un altro convoglio? Ma che caspita! A cosa serviva il convoglio distrutto da Rey? Cioè, mi sono immaginato questi qua, belli tranquilli, stiamo tornando a casa dopo una dura giornata di lavoro dalle nostre famiglie. Questa è la vera tragedia di Star Wars. Altro che gli operai della Morte Nera, sti poveri stronzi sul convoglio. Che anche lì, ah, ma allora Chewbacca è salvo, fa niente per gli innocenti che sono morti, pazienza. Erano un mese dalla pensione. Perdonatemi, ma chi cazzo è il generale alleante? Perché tutti, ma poi perché tutti lo conoscono così, tranne Palpatine che lo chiama generale Pride? Qual è il rapporto c'è tra di loro? Conosciuti soprattutto. Perché lui teoricamente non sapeva niente. L'unico a sapere dell'esistenza di Palpatine, oltre Luke Skywalker e Leia, che a quanto pare non hanno detto un cazzo a Rey, era il generale, era Kylo Ren. Il generale alleante, quando cacchio ha scoperto? No, tra l'altro, ma soprattutto c'è Eleonora Hirondale che dice: il legame non è davvero stato toccato a Snoke. Quando, come, perché è stato detto? Cioè, queste qui, io vorrei far notare che io leggo non solo in questa chat, ma in generale ultimamente, leggo giustificazioni che sono il chiaro e disperato tentativo di persone che vogliono amare il film, ma non sanno dare una risposta a cose che una risposta non ce l'hanno. Fatevi una ragione. L'episodio 8 mi hanno detto: il legame l'ho creato io, punto. Non ci sono smentite. Punto. Non è mai stato detto che non l'ha veramente creato Snoke, ve lo state inventando perché non volete ammettere che non torna un cazzo. Punto. Ma poi soprattutto... È vero. Ah, ma appunto, cioè, questo generale qua, cioè, era una spia, era una talpa di Palpatine. No, l'unico... Allora, questo qui, a parte il fatto che... Io voglio, mi sembra strano il fatto che nessuno abbia detto che una cosa molto importante, ovvero... Magari ci si arriva. No, aspetta, come cazzo si chiama? Tra l'altro neanche mi ricordo più sto personaggio che ci rompe i coglioni da tre film. La spia. Come cazzo si chiama? Axe. Quando tu gli dici perché ci aiuti? Io non sto dalla parte di nessuno. Dovete uccidere Kylo Ren. Cioè ti sta sul cazzo Kylo Ren. E mi rubava la merenda in pausa pranzo. Cioè, che cacchio di motivazione è questa? Ma poi la morte onorevole, sì, dobbiamo fare questo, mi dia il fucile, cioè, mi è venuto in mente adesso, la sua morte è come quella di Bob nel Batman di Tim Burton, generale Axe, pistola. Ma tra l'altro io ho pensato una cosa, se volevano dirci che sto alleante lì lavorava per Palpatine, e visto che ci sono i nipoti, i parenti, ma chiamalo Tarkin, ma fai che il nipote di Tarkin, lo zio di Tarkin, il suo cugino, almeno uno avrebbe pensato, ah, quindi si conoscevano, c'era un rapporto pregresso. No, il generale alleante, in una scena lo chiamano Pride. Ma chi è? Signor Giacomo, chi è? Ma chi è? Chi è? È uno di cui non me ne frega niente. Per affrontare questo film bisogna fare come, per usare una citazione colta, e fare come gli abitanti del centro-sud del Canton Ticino. Non bisogna porsi domande, ma noi, siccome ci facciamo del male, ce le faremo. Quindi tutta la questione Palpatine è riassumibile. Cioè, ci sono due spiegazioni, cioè, in realtà ce n'è una sola, è la spiegazione puramente pratica del mondo reale. J.J. Abrams, parlando anche col signor Dario, che è andato anche lui a vedere il film nonostante avesse paura dopo i miei avvertimenti, siamo arrivati alla conclusione che se Abrams avesse fatto episodio 8, un minimo piano per questa sua trilogia c'era, ma poiché l'ottavo film è stato dato a quel simpaticone di Rian Johnson che gli ha seccato bellamente Snoke senza che lui lo sapesse, J.J. Abrams si è ritrovato un po' nella merda. Perché dico, questo stronzo mi ha seccato il villain principale della mia trilogia. Ora che cazzo faccio? Ideona, richiamo Palpatine. Anche se non ha senso. Ma vogliamo spiegare perché è tornato, no? Perché ha questo piano. Perché sì, non c'è bisogno. Tanto la gente lo accetterà lo stesso, no? Ma poi soprattutto chi l'ha recuperato? Chi l'ha rimontato? Nessuno ha detto. Ma poi, sì. Io avrei preferito... No, in realtà non è un clone di Palpatine, o meglio lo è ed è stato lui a recuperarlo. Avrei preferito questa spiegazione. Sì, farebbe cacare, ma meno di quello che è stato. Cioè, l'hai rimontato, tu gli hai messo i tubi. Sì.
Ma poi, per rispondere anche a una domanda precedente del signor Matioschi, quella del pugnale che coincide con i frammenti della morte nera, vorrei far presente due cose. Oltre a Palpatine che esplode in mille pezzi, non si sa come cazzo sia finito lì, la morte nera stessa esplodeva in mille pezzi. Non, cioè, lì ci sono addirittura degli hangar rimasti interi con cacciatai ancora funzionanti quando questa cazzo di stazione è esplosa in mille pezzi. E con porte automatiche che si aprono. Tra l'altro, la figlia di Lando, perché quella è la figlia di Lando, dato che Lando si ingroppava a mezza galassia, una figlia. Ma quella è palesemente, è palesemente la figlia di Lando, quella. Volete sapere una cosa divertente, sempre relativa a sta cazzo di morte nera? Lo so che abbiamo detto che citiamo solo i film, ma per dimostrare che in questo nuovo universo canonico dove tutto sarà collegato, la mano destra non sa cosa fa la sinistra, nel gioco Star Wars Battlefront 2, a un certo punto tu sei su Endor, prendi un caccia, vai lì e voli nel campo di detriti lasciato dalla morte nera. E vi assicuro che non ci sono cose rimaste integre lì dentro, sono tutti frammenti un po' piccoli. Loro a un certo punto, la figlia di Lando tra l'altro, lo dice, noi abbiamo recuperato pezzi, abbiamo fatto cose. Il problema c'erano i pezzi recuperati, no? L'hanno detto, lo dicono loro, dicono no, i pezzi abbiamo recuperato. Sì, lo dicono. Dicono una roba del genere per giustificare il fatto Sai perché non lo sai? Perché non ho capito per quale strano meccanismo biologico si è andato a pisciare in quel momento entrambe le volte. Sì, perché c'era l'acqua. C'era l'acqua. Tanta acqua. Sì, ma poi... Sì, ma non ha senso. Comunque, cioè, loro hanno recuperato questo pezzo gigante della morte nera e hanno detto mettiamolo nel mare. Ma perché poi? Cioè, no, questo giuro me lo sfugge. Ma perché dovresti recuperare un pezzo della morte di mi arreda la casa, volevo comprarmi una cassapanca, mi sono trovato un pezzo della morte nera, lo metto lì e buonanotte. Vabbè, cos'è? No, ma poi, cioè, allora, ci sono troppe cose. Io mi devo sfogare. Prima di farti sfogare ti propongo anch'io altra carne sul fuoco e poi lascio... Io voglio dire solo una cosa, Palpatine che cambia costantemente piano equivale a me che quando cado dico no ragazzi, tutto calcolato, sono io, uguale, identico. Allora, Ultima cosa, Palpatine è sempre stato uno degli esseri più intelligenti della galassia, Cristerio è riuscito a farlo apparire come un idiota, minchia se ce ne vuole. Assolutamente, allora c'è questa domanda che mi diverte molto. Da quanto tempo l'equipaggio degli Star Destroyer emersi dai ghiacci stava attendendo? Cosa hanno fatto per 30 anni? Chi cazzo sono? Intere sono finite a bordo degli Star Destroyer. Però se ci pensate, questa è una bella idea per un ottimo romanzo di fantascienza. Cioè tu crei delle famiglie apposta all'interno di stazioni spaziali per poterle portare a morte certa. Diventa Sanctum. Aspetta. Sarebbe fico, ma il problema è che non è così, appaiono solo come degli stronzi, magari anche sottopagati, che devono aspettare lì 30 anni. E lì non è così. Poi, perché viene detto a Po che è colpa della sua scarsa fiducia se nessuno viene ad aiutare la resistenza, quando al termine degli ultimi Jedi effettivamente non è arrivato un cazzo di nessuno ad aiutare la resistenza? Perché Kylo Ren non riesce a percepire Rey sulla nave che è direttamente sopra di lui? Mille, che potere! Dove sei? È lì in alto! Perché basta che la madre di Rey dica non si trova su Jakku per fare sospendere le ricerche all'imperatore che non andrà mai più a cercare Rey su quel pianeta? Sono fidati! Diteci dove si trova! Non è su Jakku! Ah, ok. Ok, I believe you. Perché Rey, che è dotata di poteri curativi, non cura Poe, che resta per tutto il film con il braccio ferito? Per tutto il film questo rimane con il bendaggio quando poteva andare lì e curarlo. Stronza! Perché cura soltanto quelli in fin di vita. Quando il serpente non era in fin di vita. Come dice il Joker, io non uccido quando gli altri se l'aspettano, io uccido quando è divertente. Ma il serpente non era in fin di vita. Il serpente nella grotta era incazzato perché era ferito, ma non era in fin di vita. Vabbè, Svet, dai sfogo, anche Victor, andate. Io faccio parlare a lei, poi vado io. Rabbia. Vai prima. Allora, vado prima io, va bene. Allora, ragazzi, dunque,
I buchi sono veramente tantissimi. La cosa degli Star Destroyer che hai detto tu è bellissima, perché il bello è che questi sono lì da 30 anni che aspettano, ma soprattutto il piano di Palpatine è talmente oscuro da non avere senso, perché questo in teoria non se n'è mai andato, perché se Snoke era lui, il primo ordine l'ha fondato lui, allora perché fondare il primo ordine quando hai una flotta di 100 Star Destroyer? Esatto. Lui fondamentalmente perdono, perché Palpatine ha dato modo alla resistenza di formarsi ed entrare in forze. Perché se tu hai 100 Star Destroyer, non ti serve neanche Rey. Non ti serve un cazzo Rey. Prima fai piazza pulita della galassia e poi aspetti che tuo nipote cresca, se proprio vuoi prendere il suo corpo, che è una cosa che è detta così inquietantissima, tra l'altro. No, ma poi soprattutto, il figlio di Palpatine, che viene liquidato in 10 secondi come un qualunque stronzo. Ok? La gente si aspetta... Questo aggiungo. Il Re non è su Jakku, mi sfido, muori. Sì, l'abbiamo detto. La cosa che ho detto prima è vero. Non solo. Allora, parliamo un attimino di una cosa che ancora non è stata detta. Leia. No, allora, fermi tutti. No, veramente. La frase, no, ma lo dicono in alcuni romanzi che lei si è allenata con Luke e una Jedi, a me... Cioè, veramente, mi fa come il cazzo alle vecchie. Nel senso, a me, nei romanzi, possono aver messo quello che vogliono, ma i romanzi, come avete detto prima, l'universo espanso deve espandere, non deve raccontare cose fondamentali senza le quali io non capisco l'andamento della storia, perché sennò diventa come Halo, che se tu non hai letto alcuni romanzi, Halo 4 o 5, non ci capisci un cazzo. E secondo me è una cosa imperdonabile, perché io non devo, cioè, metti che io non c'ho tempo, o non ho voglia, o sono analfabeta, ok? Sono analfabeta, sono nato in un trullo e non sono andato a scuola, che cazzo devo leggermi i romanzi per capire quello che va al cinema? E in Puglia pensa che... Esatto. Aspetta, avvicinati al microfono perché ti si sente poco. Perché? No, questa cosa mi fa incazzare, va bene, ok. Spiegamelo un attimino di più. Tra l'altro, non ho capito il perché nella scena in flashback con loro due ringiovaniti in digitale abbiano dovuto scambiare le spade dei due per fare il colpo di scena. Leia ha atterrato Luke e sti gran cazzi. Perché se tu non capisci il girl power per far vedere che noi siamo più forti. No, il punto è che Leia, dall'oggi al domani, è diventata maestra Jedi che ha allenato Rey. Dove? Ma che cazzo è stato? Soprattutto, Rey, ok, sta combattendo con Kylo e riesce a sconfiggere Kylo perché Leia si connette a lui e lui diventa buono perché Leia dice... Perché non l'hai fatto due film fa? A parte quello, tra l'altro, quando erano anche più vicini, quindi lei non sarebbe morta con lo sforzo. Per quale motivo lei non dice più di Ben? Perché questa povera Crista è deceduta prima che potessero farle girare delle scene più composite. È morta l'attrice? Poverina, non metterle un ruolo centrale, perché questa non è potuta vivere abbastanza per dare un senso alla trama. Ma come cazzo stai messo? Cioè, seriamente, non ha senso che questo prima si inizi a convertire perché la madre gli ha detto Ben. Cosa c'è il Ben che dovrebbe fargli cambiare idea? Questi sono tre film che ammazza il padre, ammazza Snoke, vuole ammazzare Palpatine, è incazzato nero. È Victor, è il concetto di tesoro, mi si sono risentiti i ragazzi, anzi no, tesoro mi si è allargato il ragazzino. Cioè no, vedi, perché col papà si gioca a baseball, si scherza, si cazzeggia, è la mamma quella che ha detto le regole, quindi ci devo andare io devo diventare grande e lo devo rimettere a posto. Il problema è che se vuoi fare la madre... ce la vedi a 20 metri, vai lì, due passi, gli tiri le orecchie che sono anche grandi, gli dici, senti, allora, coso? No, non si fa, non si ammazzano le galassie. No, ma soprattutto, altra cosa che mi è piaciuta tantissimo. Aspetta, prima di fartela dire, saluto Danny che deve scappare. Quindi ciao Danny. Ciao Danny. Vi lancio un ultimo topic. Harrison Ford, che non aveva voglia di fare sta cosa, l'ha fatta con i capelli lunghi e la barba incolta, probabilmente era su Skype e hanno aggiunto il corpo dopo. Parlate anche di lui. Ciao Danny, ciao, grazie. Su Han Solo avrei una cosa da dire. Allora, ci poteva anche stare che lo facessero ritornare, ma quello che mi chiedo è, cos'era? Era una rappresentazione della mente di Kylo? Cos'era quella? Cioè, cos'era?
era una sua elucubrazione, non si sa. Poi, altra cosa, i cavalieri. Senti di colpa, penso. I sono i lavavetri del mondo di Star Wars, i cavalieri di Ren. Come hai fatto notare tu, non gli hanno dato armi più potenti di quelle, perché altrimenti nella scena in cui Kylo Ren era disarmato lo avrebbero ammazzato come uno stronzo. E qui giungiamo a loro sono una diade della forza. Che cosa vuol dire? Che cos'è? È una diade della forza. Questo, il fatto di essere una diade della forza, dà a loro due questo potere che non viene spiegato, in cui si passano le cose come gli scolaretti sotto banco. Che voi direte, vabbè, è solo una diade della forza. Sì, ma è una cosa che andrebbe un minimo spiegata, perché è giusto un poterino che ti risolve una situazione cruciale a fine film. Ok? Soprattutto, perché non hanno avuto voglia di far vedere i vari Jedi e i vari Sith alle spalle di ciascuno quando si scontrano Rey e Palpatine alla fine? È una pezzottata allucinante. Soprattutto mi ha fatto pena sentire la voce di Hayden Christensen, che da noi era doppiato da Pezzulli, che dice: Rey, riporta l'equilibrio come ho fatto io. Non hai riportato l'equilibrio in un cazzo, neanche in tavola l'hai riportato l'equilibrio. Perché questo, se è vero quello che dicono, questo non è mai andato via, perché il primo ordine si è formato, esatto, dopo 10 minuti ed era sempre lui. Quindi che cazzo di equilibrio hai riportato? Non hai riportato neanche l'equilibrio nella toiletta del cesso, hai riportato. Non hai fatto niente. Cosa che a molti sfugge, perché Palpatine non è che è tornato adesso, cioè no, macchinava da decenni praticamente. Non è mai andato via. Io voglio sapere che cazzo di equilibrio ha riportato questo. Gli Skywalker non sono serviti a una merda di niente. 30 anni. È una vergogna. Cosa hai fatto 30 anni da solo nell'ospizio attaccato ai tubi? Se vorrei far notare una cosa, cioè riguardando adesso episodio 7 e vedendo come ha concluso Abrams, concluso tra molte file di virgolette la storia, è evidente che Luke si trovava su quel pianeta non per esiliarsi, ma per addestrarsi, per diventare più forte nel luogo dove si trovava il primo tempio dei Jedi, perché se questo sapeva del ritorno di Palpatine, è impossibile che questo si fosse esiliato lì fregandosene. Scusatemi un secondo, io non vorrei dire, ma si scopre che non solo Luke sapeva di Palpatine, ma stava addirittura cercando il pianeta in cui si era rifugiato. E io dico, questi sono qui che muoiono contro il primo ordine. Non so mandarti a dire a Rey, a proposito, mi sono dimenticato, c'è l'imperatore. Se ne sbatteva il cazzo Luke. Ma poi soprattutto, nel lo so, film precedente Luke se ne sbatteva i coglioni. Soprattutto, lui era dalle suore, stava mungendo le suore, va bene. Tra l'altro, teoricamente, scusami, se anche Leia sapeva che lei era nipote di Palpatine, no? Sì, viene detto. Ma porca puttana, ma questi sapevano tutto e non hanno detto un cazzo. Cioè, Lando sapeva di questa cosa, perché stava aiutando Luke a quanto pare, perché non è andato a dire: oh ragazzi, guardate che c'è l'imperatore con 100 star di storia che vi fa un bucio di culo così. Questo per 30 anni è stato lì, lo sapevano tutti e nessuno ha detto un cazzo. Ragazzi, perdonatemi, ma questa è retcon fatta male. Cioè, qui è proprio un insulto all'intelligenza dello spettatore. Quelli che stanno a tutti i costi difendendo la saga non stanno guardando a questo film, più che altro non stanno guardando all'oggettività. Questi non sono puntini da fanboy, queste sono falle logiche, queste sono quelle cose che, cioè, quando tu pensi perché non l'ha fatto prima 30 volte in un film, c'è qualcosa che non va. Cioè, questi sapevano tutto, porca puttana, perché non hanno detto niente? Non ha il minimo senso. Vi interrompo solo un secondo, perché è arrivato un altro ospite che tra poco sentiremo. Stiamo completando il nostro giro e quindi saluto il collezionista di ombre. Oh, salve! Ciao. Buonasera. Scusate il ritardo, ma c'erano ospiti in attesa. Benissimo, quindi prosegui pure, Svet, dici la tua. Ci sono il problema del microfonino lì, quindi no, stai vicino. Facciamo una cosa intelligente, sì. Il problema è che i mezzi pugliesi sono questi, quindi è come se vivessi in Botswana. Ma adesso la situazione è decisamente migliorata. No, allora, io in realtà ho soltanto veleno da sputare, perché le cose importanti le avete già dette. Io mi vorrei concentrare su un particolare che in chat hanno addirittura difeso, io dico di no. Allora, a parte il fatto che per tre film c'è questa esasperazione del girl power in tanti modi, ma il pene a Rey lo devono trovare sempre. Mi spiego meglio. Primo film,
metti la semi-relazione con Finn che si capisce e non si capisce. Secondo film della nuova trilogia, metti quella mezza cosetta un po' sassi con po' Dameron. Terzo film la metti proprio in faccia a Kylo Ren. Cioè, come se questa donna non può stare senza un uomo. Uno. Due. Sarebbe stato molto più figo se il rapporto tra... Cioè, anzi, no. Il rapporto tra Kylo e Rey, sin dall'inizio, non è mai stato qualcosa di attrazione e repulsione. O meglio, sì, ma non da quel punto di vista. E cioè... C'è un'attrazione perché comunque Ben ha ancora del lato chiaro. Sta cosa del lato chiaro l'hanno presente in Ben e c'è dal settimo film, quindi in ogni caso sarebbe finita così. Però si vede che tra di loro piuttosto c'è un bel po' di rispetto, non tanto una romance, ma c'è del rispetto. E infatti quel bacio alla fine, io vi giuro, ero in mezzo a questo signore qui e Matioski. Lui mi dice, no ma non si baciano, faccio io, no, si baciano, anche perché Adam Driver è bravo, perché ha fatto il tipico gesto che tu fai prima di baciare una ragazza la prima volta, che le guardi le labbra per mezzo secondo, ho detto ok, si baciano, limonano gli stronzi, limonano. Aspetta, ricorda al pubblico la mia reazione a questo meraviglioso evento. Io ero lì che ti guardavo, tu che dici no, eri un uomo disperato. Io invece me lo aspettavo, per me è arrivato in maniera naturale. Ma guarda, sì. Ma invece, forse i punti di vista divergono. Ma lì la naturalità è stata scostruita 30 secondi prima, perché sì, loro fino a poco prima erano, ci si vedeva che comunque lei aveva notato del buono in lui, ma non necessariamente doveva finire lì. Negli ultimi 30 secondi, no, limoniamo, scoppiamo qui, ti trombo il cavallo. No, che sia un'esagerazione. No, posso dire che secondo me... Ma che c'era comunque un'attrazione, un amore-odio, sì, una cosa così c'era. Io vi chiedo, appuriamo il fatto che episodio 8 si svolge subito dopo episodio 7 e tra episodio 8 ed episodio 9, da quanto ho capito, passa un anno. Sì. Secondo me questa... storia d'amore l'hanno creata i fan nel tempo che intercorreva tra un film e l'altro. Capissimo. Perché nel film, perché Rey dovrebbe essere attratta da Kylo, che ha visto ammazzare tutte le persone a cui teneva in tre film? Perché sì, mai? Il massimo che posso concedere è il fatto che lei voglia credere che ci sia ancora del buono. Ma lui, quello ci può stare. Era quel rapporto che avevano ai tempi Jamie e Brienne, quel rapporto di rispetto, che è finito allo stesso modo, tra l'altro. Mamma mia. Cioè, lei ha visto così il suo rapporto con Kylo. Oh, forse buono, cazzo, ammazzato Han Solo. Oh, forse buono, vieni con me, rifonderemo l'impero. E se voi vedete episodio 8... che dopo risponde a Maso, a me continua a far schifo, il film si chiude con Rey che chiude la porta in faccia a Kylo. Basta, finito. Il film finiva così. Kylo che diceva, no, io sono cattivo, ho deciso finalmente, e Rey che diceva, invece, io sono buono e quindi vaffanculo. Cosa è successo in sto film? No, infatti a parte lui è tornato buono. Lui è tornato buono. Ma ci poteva anche stare il fatto che lui finalmente si rendesse conto di aver cedere al lato chiaro. Se l'avesse scritto un'altra persona e non Harry e J.J. Abrams, ci poteva anche stare. Svet, ma hai frainteso tutto, perché J.J. Abrams ha dichiarato che durante le riprese ha detto loro di fare un bacio tra fratello e sorella, esattamente come un bacio tra fratello e sorella. Così ha detto Abrams. Ha visto troppo Game of Thrones a questo punto. È un bacio fra i fratelli Lannister con fratello e sorella. È un bacio fraterno. Quello certo. Quello la faccia del bacio fraterno. Ma se c'era adesso una sorella passerei tutto il tempo a limonare. Ma se non morivano erano lì a trombare sui resti dell'imperatore. Ma c'era no, guarda, sto pensando a quando discuto con certi miei amici, che per dire, quando ci sono persone con cui abbiamo un'attrazione, però per dire non ci intendiamo su altre cose, abbiamo magari posizioni politiche troppo diverse, e la cosa a me mi respinge un po', e qualcun altro amico mi dice no, ma lo sai che invece a me invece eccita, perché bisogna sottometterli sessualmente. Facciamo un esperimento, un attimo solo, che devo aprire il citofono qua alla gente. Allora, aprire il citofono e rispondere alla porta. Facciamo un esperimento. Vic, allora io bacerò allo stesso modo, in quella maniera lì, un qualsiasi dei miei amici. Tu come reagisci?
finisce con una lingua mozzata e dei testicoli asportati, però poi... ecco appunto, no, ma... tutto mio. mi autopunisco, no, ma a parte tutto quanto, è stato qualcosa di terrificante. Cioè, l'ultima cosa che potevano fare per distruggere il tutto era quella, perché non tanto per, al di là della questione distruzione della saga che abbiamo approfondito, perdonatemi, ci dicono Rey non è attratta da Kylo ma da Ben. Ma Ben quando l'ha visto? Quando l'ha conosciuto? No, l'ha conosciuto lì. Vi posso concedere che lei possa credere che esista ancora del buono, che viene identificato in Ben Solo. Questo io lo posso anche capire, lo posso anche accettare. Ma lei non lo vuole. Lei, anzi, io per tantissimo tempo ho creduto che okay, frenzona malissimo Finn, tra parentesi, in puro stile Mickey di Doctor Who, perché quell'uomo è Mickey di Doctor Who, va con la tizia di riserva, tra l'altro, che è Martha Jones. Cioè, secondo me si è visto Doctor Who, J.J. Abrams, perché ha preso due attori molto simili agli attori di Mickey e di Martha Jones e li ha messi insieme. Secondo me è successo questo, e vabbè, i frenzonati a vita insieme, e vabbè, è questa cosa qua. Poi lei in realtà, anche durante episodio 9, lei sembra attratta da Poe Dameron. Ma perché non la fai accoppiare con Poe Dameron se proprio devi accoppiarla? E anche lì c'è questa esasperazione. Tu vuoi fare il girl power, vuoi fare la donna indipendente, però, maledizione, la devi sempre legare a qualcuno. E allora sii coerente dall'inizio alla fine, non la legare a nessuno. Io, ad esempio, sono una di quelle persone che, tanto per cambiare lievemente universo, tra parentesi anche qua l'universo è finito malissimo, io volevo ad esempio Hermione da sola, io non la volevo con Ron Weasley, per quanto ci possa essere stata anche dell'attrazione, io l'ho sempre vista da sola. Tu vuoi fare il girl power, farlo fino alla fine. Mi hai rotto le balle tutto il tempo con questo fatto che Rey è forte, è indipendente e anche un po' sassy, dato che tratta malissimo Finn, quel povero uomo, e poi cosa fai? Me la metti con l'ultima persona con cui dovresti mettermela, con Kylo, maledetta. Ma tra l'altro qua, no, perché vedi in chat che dicono Emma vedeva il buono in lui. Ragazzi, però qui è questione di coerenza narrativa. Abbiamo capito che questi tre film sono scollegatissimi, perché così, ma in episodio 8, lo ripeto, nel finale lei per tutto il film gli dava la chance a Kylo Ren, nel finale gli chiudeva letteralmente la porta in faccia, nel senso che si vedeva la porta di un hangar, di una nave, che si chiudeva. Fine. Cioè, in questo episodio 9, teoricamente, i due dovevano starsi reciprocamente sui coglioni. Ma di brutto anche. Sì. Al massimo avrei concesso una redenzione alla fine. Oddio, sto per morire. Sì, alla fine. Merda, ok, muoio. Cioè, avrei preferito. Però, no, ragazzi, è stata una carioca di stereotipi che non finiva mai. E si vedeva che era una roba dettata dai fan. Cioè, sembrava, tanto per tornare a Harry Potter, il sesto libro di Harry Potter, che io ve lo giuro, secondo me quel libro è stato partorito da un sondaggio su Pottermore, perché fa schifo il sesto libro, a parte la cosa del principe mezzosangue, che è la cosa più bella di tutto il libro, però per il resto è una fanfiction. Questo film è una fanfiction scritta malissimo. Il problema è che almeno il principe mezzosangue non era il finale, questo lo era. Andrea, non è che avete una grande esperienza di storie sentimentali, per fortuna che non ho esperienza di storie sentimentali come sti due, dove lui ammazza tutte le persone a cui lei tiene, ma alla fine si rimonano. Cioè, a me sembra leggermente problematica, ma leggermente, c'è qualcosina che non va, non so comunque, cosa sia, ragazzi, ma... Questo lo dico alla chat, lo ricordo. Abrams ha smentito canonicamente del sentimentalismo. Ha detto che era un bacio fraterno e che quando ha diretto questo bacio è stato l'esempio di Luke e Leia quello che ha portato agli attori per girare la scena. Che poi voi ci vedete di più, tanto di guadagnato per voi. Peccato che all'epoca, anche quel bacio lì doveva essere un'altra roba. Che poi dopo è stato... retconnato. Perché il personaggio della sorella di Luke non doveva essere Leia, infatti anche loro si sono schifati, si schifano, ci scherzano parecchio sopra su questa cosa. Certo. Può anche ricordo il periodo Game of Thrones, ma Jon e Daenerys sono tanto belli assieme, nella realtà trovate un nipote che sta con la zia e venitemi a dire ma sono cuccioli, si vogliono bene, vorrei vedere la reazione, che cazzo di ship sono, che schifo. Vabbè, comunque sto divagando. Mi dispiace che Victor sia assente perché vi propongo altri quesiti. Ecco. Aspetta, che è al cesso in questi istanti. Vabbè, io le dico, perdonatemi, ma com'è possibile che il punto
il punto debole dei nuovissimi Star Destroyer sia proprio il loro punto di forza, cioè il raggio ciucciapompa. Cioè, perché, no, perché attenzione, qui prima gli Star Destroyer vanno in malora se viene distrutta l'antennina, poi vanno in malora se esplode l'ammiraglia. Come se non bastasse, ci sono delle navi, ma normalissime, che sparano ai cannoni degli Star Destroyer e questi esplodono. Cioè, questi hanno creato degli Star Destroyer che hanno come punto di forza il cannone che fa esplodere i pianeti, ma se miri al cannone che fa esplodere i pianeti, esplodono loro. Ma che cazzo li ha costruiti queste armi? Cioè, per fortuna che in Rogue One si erano premurati di dare una spiegazione al punto debole della Morte Nera. Per fortuna. Sì, questa cosa qui è assurda, ma più che altro, cioè, chi cazzo è che continua a convogliare? Cioè, è un po' come c'è una puntata di Scrubs, l'ultima, quando c'è JD che si immagina com'è quando lui se ne va, che spegne la luce e si spegne tutto l'ospedale, con tutti che vanno in panica. Stessa cosa, perché convogliano le energie di tutte le navi sempre in un unico punto? Ma perché sai cosa dicono? Dai, dopo 30 anni nessuno penserà che usiamo ancora questo metodo, non ci scopriranno mai. Tra parentesi, abbiamo parlato del presentimento di Finn. No, vabbè, quella cosa che ha detto Abrams, lui... Volevo, quella cosa che voleva dire Rey era anche io sono sensibile alla forza. Lui voleva dire a Rey che se la sarebbe sbattuta in ogni angolo possibile immaginabile di qualunque superficie esistente nella galassia. Direi anche grazie. Poi facciamo parlare Rob, attenzione. Com'è possibile che alla fine del film, in soccorso della resistenza, arrivi solo un gruppo nutrito di civili? Ma che cazzo di fine ha fatto il governo? C'è veramente bastato far esplodere 3 pianeti in episodio 7 per cancellare la Nuova Repubblica? In 30 anni questi non hanno costruito basi sui pianeti, creato numerosi distaccamenti militari, è riuscito a fare più cose il primo ordine in un anno che la Nuova Repubblica in 30. Perché la tizia inutile che conosceva Poe passa in 30 secondi dal puntargli una pistola alla tempia, desiderando di vedere il suo cervello sulla neve, a diventare una carissima persona che aiuta i nostri eroi senza fare domande? Tra parentesi, voglio i diritti, Disney di merda, voglio i diritti. Come ha fatto la tizia inutile che conosceva Poe ad abbandonare il pianeta su cui si trovava se ha consegnato l'unico gettone che l'avrebbe permesso proprio di lasciare il pianeta a Poe? Perché Rey, ritornando su Tatooine alla fine del film, trova la fattoria di Luke intatta quando era stata distrutta dagli Stormtrooper in Una Nuova Speranza? Lo fanno vedere, è a pezzi, è infuocata, in fiamme, perché alla fine torna lì perché c'era il set pronto in Tunisia, evidentemente, no? Ho detto, va che cazzo, ci abbiamo ancora il set in Tunisia, figata! Fai che torna. Ma non è stato l'ha ricostruito la vecchia. Però aspetta, Mattia, che prima di proseguire voglio un chiarimento. La tizia, quella praticamente il personaggio di Mass Effect, perché è uguale. Sì. E tra parentesi, vi odio, maledetti della Disney che guardate Darkest Secret. Plagi, plagiatori di merda. Perché vabbè, ma per tanti motivi. Cioè io capirei, ok, cacciatrice di taglia è stronza, va bene, ci può stare. Ma lei che dice, no, i bambini... Cristo, il mio personaggio, mi hai copiato, bastardo. No, a parte questi scherzi, ma lei comunque aveva detto, questo è un gettone imperiale, posso approdare in tutte le stazioni spaziali, ma non ha mai detto che non poteva andarsene. No, l'ha detto. Lei gli chiede, per cosa ci fai su questo pianeta? Ti do l'unico gettone che questo ti consente di passare i controlli. E alcuni hanno detto, dopo il pianeta in tutto il film rimane perennemente controllato dal primo ordine, che a un certo punto lo fa esplodere. Questa, mi ricordavo male. Mi avranno usato male. Il gettone di Babu Freak, provo a dare una spiegazione adesso. Babu Freak. L'unica cosa buona del film, Babu Freak. Tra l'altro, Rob, a te la parola. Allora, parto dal presupposto che io ancora a fine film non sappiamo come ha fatto Palpatine a sopravvivere, non sappiamo quale fosse realmente il suo piano e io non ho ancora capito se è vivo o morto, perché quando Kylo Ren lo vede gli dice, come fa a essere vivo? Non sono vivo, sono morto infatti, sono qui grazie alle regole del sovrannaturale, però vuole che Rey lo uccida. Ora, come si fa a uccidere un morto? Io ancora non l'ho capito. Sparandogli in testa, credo. Fermo restando che io poi, siccome voi avete spiegato tantissime cose, ce ne saranno tante altre da dire, io mi riallaccio per continuità al discorso della Svet per quanto concerne il fronte sentimentale, perché anche qui ci sono state un sacco di incoerenze. In episodio 7 c'è un abbraccio significativo tra Finn e Poe.
I due attori hanno detto durante la conferenza stampa che questo era l'inizio di qualcosa di più, una love story omosessuale, una love story che si sarebbe esplorata poi, perché lo stesso Abrams intervistato ha detto sì, abbiamo messo qualche segno qua e là, ma sicuramente in futuro lo approfondiremo, in questo film non ce n'è stato spazio, però abbiamo voluto iniziare a stuzzicare il pubblico. Certo, in episodio 8 che cos'è successo? È successo che Finn ha avuto una love story che praticamente è stata a senso unico, friendzonata off screen, perché ricordiamo che il personaggio di Rose ha avuto qualcosa come 1 minuto e 22 secondi di screen time in episodio 9, quindi wow, e non sappiamo che cosa è successo. Inoltre, si è già fidelizzata e affezionata a un'altra persona che a sua volta era nell'impero. Ok, bene. E per quanto riguarda Poe, introduciamo un altro personaggio che è un rip-off di quello di Svet, e magicamente non c'è più traccia dell'omosessualità promessa da parte degli autori. Però in compenso Abrams si lava le mani, perché ehi, facciamo baciare sullo sfondo due personaggi sconosciuti che avranno avuto, sì e no, 2 o 3 battute nell'arco di tutta la trilogia, e così diamo una rappresentazione gay al pubblico. Bene, per un cazzo. Fermo restando che comunque questi sono solo alcuni dei problemi che vanno a constatare e che possiamo constatare per quanto concerne i personaggi. Io non riesco assolutamente a capire come mai tutti i personaggi nell'arco della pellicola passino nel giro di pochi secondi da avere un'idea, averne un'altra all'esatto opposto. Io vedo all'inizio Rey che restituisce la spada a Leia, gli dice non sono degno di questa spada, e 30 secondi dopo Leia gli dice ora lo sei. Cos'è successo in quei 30 secondi? Io non riesco a capire, ma magari lo guardo sotto un'altra linea temporale. Semplicemente avevano quella battuta in stock, l'hanno utilizzata. Giustamente, sì. E capisco che il montaggio possa essere stato frenetico, capisco anche il tagliacuci, capisco anche il fatto che Ben o Kylo abbia deciso di compiere determinate scelte, determinati sacrifici. Non riesco a capire perché sia arrivato a questa cosa in episodio 9, quando nel modo in cui ci è arrivato poteva tranquillamente arrivarci 2 film fa. Quindi il fatto che determinati personaggi siano stati costruiti in un determinato modo non mi torna minimamente. Capisco che loro abbiano voluto proseguire verso determinate strade, capisco che però queste strade hanno bisogno di un contesto. Io sono a favore del cambio delle regole, sono a favore del cambio della mitologia, sono a favore dell'evoluzione col passaggio dei tempi, però mi devi sempre restituire un contesto a quello che sto guardando. In tutta la trilogia io vedo dei contesti che cambiano di continuo, di episodio in episodio, e non solo con la vecchia esalogia, ma anche con gli stessi film dello stesso Abrams. Io non riesco a capire Abrams che cosa abbia pensato tra episodio 7 ed episodio 9, perché ho sempre pensato che i primi 40 minuti potessero essere l'episodio 8 che Abrams avrebbe voluto fare, ma non è riuscito a fare per questione di tempistiche, per questione del fatto che fosse stato chiamato, mi sembra, a dirigere Star Trek a livello contrattuale. Non riesco a capire come lo stesso Abrams abbia cambiato idea più riprese su quello che aveva costruito solamente pochi anni prima. Questa è una cosa che non solo mi infastidisce, non solo mi urta, però, come dice Giacomo, riprendo la sua parola in una conversazione, visto che ci siamo confrontati, mi offende. Per il semplice fatto che io sono abituato ad avere una storia, ad avere una mitologia, ad avere delle regole, ad avere dei principi e a stare su dei binari. Nel momento in cui mi fai cambiare binario, mi dici perché, mi dici questa coincidenza dove mi va a portare, e invece non me lo dici. Per assurdo, io mi trovo costretto a rivalutare positivamente non solo la trilogia prequel, ma anche episodio 8 di Johnson, perché episodio 8, nonostante avesse un sacco di problemi inserito all'interno della mitologia, preso come standalone, a livello cinematografico funziona perfettamente. È forse un film che è stato costruito bene, è un film che comunque ha delle dinamiche, ha una logica, ha un costrutto, e questo è secondo me molto significativo, mentre episodio 9, anche preso da solo come film, secondo me è indifendibile. E non è indifendibile solo per tutte le domande che voi state sollevando, è indifendibile proprio da un punto di vista tecnico. Perché comunque il montaggio, il fatto che i personaggi affrontino 1000 quest, peraltro tutte inutili. Perché, ok, io ho capito che mi vuoi fare uno showcase di tutte le location che hanno costruito quelli del reparto grafico, bravissimi, l'effetto artistico è fantastico, però tu non mi puoi portare i personaggi su un pianeta perché devono svolgere una missione che non ha né capo né coda, e poi immediatamente me li porti su un altro pianeta senza darmi dei dettagli su come siano riusciti ad arrivare da una parte all'altra, su come siano riusciti a lavorare determinate cose. Il sacrificio qua non l'ho visto neanche in termini di sviluppo dei personaggi. C3PO che perde la memoria e che nei trailer ci fanno pensare che faccia chissà che cosa, boom, grazie al backup di R2-D2, come se niente fosse. Ok, va bene. Chewbacca, no! In realtà era un convoglio di riserva che voi avete giustamente detto a che cosa serve. Quindi non riescono neanche a mantenere effettivo
pure le logiche dell'universo espanso, perché il fatto che finalmente la gente mi dice «Oh, ora Chubby ha una medaglia, che bello!» Sì, ma se l'universo espanso funziona da una parte, deve funzionare anche dall'altra. Chubby aveva già una medaglia e non gli è stata data magari on screen, però la medaglia alla fine l'ha ricevuta. Fa niente. Quella cosa. Poi, oh, Luke riesce a sollevare l'ala X adesso, che bello! Sì. Niente, se no divento ancora più cattivo, quindi lascio spazio a voi. No, è bellissimo, perché tu di solito sei sempre molto moderato, invece ti stai scatenando, una cosa esaltante. Mattia, scusa un secondo. Mattia, dobbiamo andare, però c'è una cosa che voglio dire, che ho già detto nell'episodio scorso di Facce di Nerd, ma credo che sia necessario ripetere. Dire è un film per bambini, che cosa trovate la coerenza, è svilente. Perché, signori, prendete L'Orso Balosso. L'Orso Balosso aveva una trama coerente ed era un programma per bambini. No, più che altro io assonanza film per bambini, roba stupida, non la capirò mai. Ma bambini devono crescere. Se voi dite questo è un film per ragazzini, per bambini, non dovete trovare la coerenza, vuol dire che siete dei maledetti boomer, e sì, sto usando un meme già vecchio di 2 mesi, boomer, che credono che questi giovinastri di oggi siano dei deficienti. Invece no, signori. Quindi non vuol dire che i boomer seri, di cui io sono un rappresentante, queste cose non le pensano, perché come dicevo poco fa, i bambini esistono perché devono crescere e hanno bisogno degli adulti per crescere, anche attraverso le storie e le cose interessanti e stimolanti che gli devono essere sottoposte. Infatti, cioè, il tanto odiato Frozen ha una trama molto più coerente e intrigante di questa merda qua, per dire. Concordo. Io vorrei solo aggiungere una cosa, così poi ce ne andiamo veramente. Un utente ha scritto, ma cosa pretendete da una saga in cui i droidi fanno bip 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 e le persone gli rispondono? Il fatto che ci sia questa dinamica non significa che non ci debba essere una trama coerente, non vuol dire, è un dato di questo mondo, è una cosa simpatica. Questo non significa che però allora possono fare il cazzo che vogliono, perché in qualunque storia, in qualunque mondo che viene creato, per quanto bizzarro, c'è sempre una coerenza narrativa. Sempre. Sì, tra parentesi, allora, al tizio che ha scritto così, chiedo che cazzo ci fai qua se pensi queste cose. No, io vorrei far notare una cosa, perché poi è un futuro non molto distante. Noi capiamo chi ci ha scritto sul telefono, quale notifica è comparsa dal suono. Ed è strano che la gente capisca i droidi in base ai suoni che fanno? Sì, tra l'altro. Per dire. Comunque, ragazzi, non scappiamo perché c'è. Esatto. Ciao, ragazzi. Comunque, questa cosa qui del è fantascienza, non deve avere una logica, per me è sempre stata una stronzata. Perché ogni schema narrativo ha una sua logica intera, che sia fantasy, che sia thriller, che sia qualsiasi cosa, ogni cosa deve comunque rispondere a una sua logica interna e poi alla logica umana, perché se no non ha senso. Assolutamente, vi propongo altri quesiti, perché Loren basta davvero sentire il richiamo ben ben della madre e il dialogo con il padre per passare al lato chiaro? Perché Leia non l'ha fatto prima nei film precedenti, quando i due erano più vicini e quindi lei non sarebbe morta per lo sforzo? Che cos'è esattamente lo Han Solo che interagisce con Kylo Ren? Non è un fantasma della forza, Han non è un Jedi, viene detto che è un ricordo. Da quando nella saga di Star Wars i ricordi sono interattivi? Da quando ai personaggi viene permesso di interagire con persone defunte tramite ricordi? E se tutto il dialogo che vediamo è il frutto dell'immaginazione di Kylo, il perdono da parte del padre e la scena che vediamo hanno lo stesso impatto e lo stesso senso di esistere? Boh. Perché Luke non ha fatto emergere il suo X-Wing dalle acque negli ultimi Jedi, andando ad aiutare la Resistenza invece di crepare da solo sull'isolotto di Coccolone, alla faccia degli ultimi Jedi, che era bello? Perché io mi sono dovuto per 2 anni sorbire la gente che mi diceva «Guarda che Luke alla fine non è andato perché l'X-Wing era distrutto». Ho visto che alla fine lui è rimasto lì sull'isolotto, non perché si cagava addosso, che non voleva assumersi le sue responsabilità, ma perché l'X-Wing era distrutto. Assolutamente sì, grande gli ultimi Jedi, che ha pensato che far morire sia Luke che Leia di Coccolone fosse un'ottima idea. Cioè, chi è che si è messo lì al tavolino e ha pensato «Oh, ma i due eroi della vecchia trilogia, ma se muoiono di infartino?» Dico, tutti e due muoiono di infarto, la vecchiaia proprio che emerge dai loro pori. Maso, prego. Allora, io sono stato zitto per praticamente 1 ora e 17 minuti, se non erro, giusto? Certo. Però sarò
conciso, diciamo. Allora, diciamo che sto film c'ha tutti i problemi di sto mondo, ed è vero. Diciamo che chiunque di voi ha espresso questa inquadratura, perché mi sono per finire la carica del cellulare, raga, avete parlato per un'ora e 17, il cellulare si è fottuto. Siamo qui apposta. Diciamo che questo film ha un sacco di problemi. Secondo me, io lo reputo migliore di episodio 7, ma non di episodio 8. Ok? E spiego il motivo. A livello quantomeno registico, Abrams è migliorato. Questo non si può dire. A livello di montaggio fa cagà, e questo siamo d'accordo, perché c'ha dei grossissimi problemi. A livello di scrittura non ne parliamo. A me è piaciuto il film in sé, ma ha lasciato totalmente neutro. Non mi ha detto assolutamente nulla. Né in bene, né in male, né in forse. Io sono uscito dalla sala come se mi avessero praticamente fatto vedere un pene di 45 centimetri che mi svolazzava davanti, così. Detta proprio cafona, ok? E non sono riuscito neanche a complimentarmi con il lavoro svolto, d'accordo? È brutto da dire, però è così. Che vedevo lì? Non lo so. Però che dire, per 2 anni, e qua mi tirerò addosso tante di quella rabbia da parte, avete rotto i coglioni con gli ultimi Jedi, che era un film di merda, e invece di lasciare lavorarsi i cristiani, ok, in maniera comunque liquida e organica, invece avete dovuto rompere il cazzo addirittura con petizioni, fandom pieni di cose che non andavano bene, eccetera, eccetera. Abrams non ha fatto altro che, a parte farsi i cazzi suoi come Johnson, ma fuori tempo massimo, quindi proprio, ma ha dato quello che volevate. Assolutamente no. Ma sì, che cazzo, sì, ma ragazzi. Mi spiace, ma è una grandissima fesseria. Cioè, mi spiace, è veramente una fesseria abominevole. La Disney è una cazzo d'azienda e prende i valori del marketing, i valori di gradimento e tutto quello che è, soprattutto da internet, soprattutto negli ultimi tempi. Hanno visto che c'era un grossissimo... Perdonami. Quindi noi abbiamo chiesto un film che la buttasse nel culo all'intera saga. Cioè, la richiesta dei fan è stata: prendete i concetti dell'intera saga, lavatevene il culo, proponete un film con un montaggio ributtante, una sceneggiatura che non esiste, di dialoghi putridi, Leia che sembra al centralino. Questa è stata la nostra richiesta. Questa è la richiesta dei fan. Ma che cazzo dici? Ma cosa dici? Ma non avremmo mai voluto una roba del genere. Che cazzo stai dicendo? Io parlo da persona che è cresciuta con Star Wars, ma non sembra, però ci sono cresciuto. Però io quasi tutti i film di Star Wars l'ho visti, tranne l'Impero colpisce ancora, Rogue One e Star Wars gli ultimi Jedi, io l'ho visti e non mi hanno fatto né caldo né freddo, ci sta, nonostante io ci sia cresciuto. Rogue One mi verrebbe da dire, grazie a sto cazzo, praticamente hanno fatto un film su un presunto buco di sceneggiatura che poi, vabbè, non era, ma serviva semplicemente la storia per andare avanti. E però è stato dovuto fare perché è stato dovuto fare. E vabbè. Gli ultimi Jedi hanno provato a fare qualcosa, quantomeno, di originale, so che voi non siete d'accordo, cercando di ammazzare la saga, come spesso ho sentito di, e secondo me non è vero, secondo me hanno dato prova di fare un grandissimo film, sotto ogni punto di vista, ok? Terza cosa, invece di proseguire per quella strada degli ultimi Jedi in maniera organica e quantomeno coerente alla cosa, no. Essendo la Disney, ripeto, un'azienda, l'azienda più grossa che c'è sta attualmente, si è dovuta basare sui dati di gradimento. Mi dispiace. I dati di gradimento cosa dicevano? Dicevano che Rian Johnson era un grandissima testa di cazzo. Secondo me non lo è. Secondo me ha fatto un film della Madonna. No, perché è anche colpa sua se questo film è venuto una merda. No, facendo quel film del cazzo, sminchiando la storia prima, è anche colpa sua se questo film è venuto una merda. È colpa di J.J. Abrams e della Disney che ha fatto una cosa. È colpa anche di Rian Johnson. Mettitelo in testa. Maso, io da te
i giudizi non li voglio, visto che prima ti piaceva il film, quindi per favore calmatevi. Dai, dai, ma lo facciamo veramente biscardi. Ti faccio una domanda. No, ma io Maso, ti faccio questa domanda. Scusate, sono stato un'ora e 17 zitto a sentire tutti gli sproloqui del caso. Ma io voglio approfondire il tuo parere. Azzardo una cosa. A livello di anima, questo forse è lo Star Wars più Star Wars dei tre. Nonostante a me mi sia piaciuto gli ultimi Jedi. Ok? Io ti faccio solo questa domanda. No, aspettate. No, non voglio far polemica. È proprio una mia curiosità. A te il fatto che il ritorno dell'imperatore non abbia spiegazioni, che non si sappia come è tornato, qual è il suo piano, è piaciuto? Raga, a me il film non mi è piaciuto. Oh, mamma, ok, no, quindi non ti è piaciuto. Non mi è piaciuto. Però sai che è la stessa cosa che ha fatto Johnson con Snoke, che è morto senza sapere chi cazzo fosse, è uguale. Vabbè, a me mi è stato bene, io sono uscito dalla sala soddisfatto. Quindi c'è coerenza. No, c'è coerenza nell'incoerenza in cui, che tu dici, scusa, che senso c'ha quello che dici? No, allora, stiamo qui dicendo che un film brutto, invece episodio 8, anche episodio 8 non spiegava una minchia. Sì, ma quantomeno metteva sul tavolo cose nuove, e non puoi dire che non è vero, che a voi vi dava fastidio. Aspetta, cose nuove tipo... uno sparuto gruppo di ribelli che scappa per tutto il film da un impero cattivo e uno dei personaggi protagonisti che si fa addestrare da un maestro Jedi in esilio su un pianeta lontano? Queste cose nuove qua. La messa in scena è totalmente differente dagli altri film, a me basta. Ah, ok. Sì. Ah, no, allora abbiamo specificato. A me va bene. Ripeto, Star Wars è la solita solfa. Se si viene... Ma può non essere la solita solfa. Può non esserlo. Sì, ho capito, ma i Jedi, pur prendendo quegli stilemi lì, ha cercato quantomeno di dare una botta alla cerchia e uno alla botte. Come dice, uno alla moglie e uno alla botte, mi verrebbe da dire. ti do ragione solo su una cosa. Scusate, ma sti tizi, no? Voglio dire, anche perché Johnson e anche Abrams, ma che cazzo dovevano fare? Dovevano suonare l'armonica col culo, cioè, che dovevano fare? Creare una storia coerente tra un film e l'altro. Queste sono giustificazioni, secondo me, davvero, che lasciano il tempo che trovano. Secondo me voi rivaluterete gli ultimi Jedi. Dovevano fare il loro lavoro. Mi dovranno sparare prima che succeda, mi dovranno sparare. Dai raga, io non so minimamente d'accordo con tutto quello che avete detto voi riguardo ti do ragione solo su un aspetto con voi per quanto riguarda la male gestione di questa trilogia, quello sono d'accordissimo, lo sapete, però ripeto, questo per assurdo c'ha molta più anima d'episodio 7, pur avendo tutti i problemi che c'ha, e ripeto, non l'hanno mica fatto per rispondere ai fan. Sì, lo so, però per assurdo la contraddizione vale che è così. No. Ok, io che però ti dico l'ho letto, che, sì, sta per ritornare amici mentre Andro si seduce tutti. Andro, è bellissimo, io ti amo, lo so. Saluto anche Simone, ciao Simone. Però episodio 8 è più bello di episodio 9, te lo dico. E comunque detto questo, purtroppo devo andare via, raga. Lo vedremo mai più qua in trasmissione, Maso. Ciao. Vabbè, ragazzi, vedremo. Ciao Maso, scusa se ho esagerato. Scusa. No, ce lo fare quella parte. Io ti amo. Più bello di episodio 9, scrivetelo su un segno. Ciao Maso. Episodio 8 sempre, tutta la vita. Che state scherzando? Ci mancherebbe. Bacione. Ciao Maso. Vai Andros, parla, oltre a farci vedere quanto sei bello. Comunque quello è il modo in cui Kylo Ren guardava Rey subito prima del bacio. Sì, infatti mi sta seducendo. Ma io adesso non è che vorrei fare quello che c'ho le tagliole in tasca, però sono, non lo so, c'è questo vento di passione che ormai sono due puntate che proprio ferme a faccia di nerd, perché sì, ragazzi, mi sto intanto attonito sulla poltrona. Ormai c'è questo vento di passione perché ragazzi, io come posso dirlo in maniera fine? Questa trilogia è una merda. Io dal 2015 che lo dico, è una merda. Cioè, ma ragazzi, ma sono riusciti a distruggere tutto, qualsiasi cosa, è vero o no? Qualsiasi cosa hanno distrutto. Allora, io, ragazzi, ho il dente avvelenato, sono un'ora e venti più o meno che stavamo aspettando, e ringrazio Dio che ci sono due cose che avete dimenticato di dire. Ai. Per il quale a me è sceso un occhio, proprio, sai, tipo principio di ictus, tipo Peter Griffin, quando ho visto queste cose. Allora, premetto che sono un grande fan della saga, della prima saga,
io non ho letto i romanzi, non li ho voluti leggere perché sono d'accordo col vostro punto di vista, non devo essere costretto a documentarmi su tutto l'universo espanso per comprendere le cose, quindi se mi sono perso un pezzo vi prego di correggermi, ma ci sono due cose che non sono state ancora dette, per il quale io al cinema dicevo, c'è presente il meme della scimmia bianca che fa tipo ma che cazzo sta succedendo? Esatto. Vabbè, a parte Luke versione fantasma, mi spieghi perché i fantasmi, chiamiamoli fantasmi, ok, le proiezioni dei Jedi, la forza, perché interagiscono col mondo materiale solo adesso? Cioè, se tu mi puoi afferrare le cose, usare la forza da morto per tirar su l'X-Wing, l'ala X, perché allora in guerra fai un esercito di non morti, come nel Signore degli Anelli, fai venire tutti, gli spacchi il culo, va. Ma poi un'altra cosa fondamentale, e poi ti lascio la parola. No, ma vai tranquillo. Che non mi spiego l'esistenza di questa cosa, che tra l'altro è anche costosissima. Perché mi vai a creare tre morte nere? Una è esplosa nell'episodio 4, male. Quella che stavano per ricostruire nell'episodio 6, esplosa anche quella, poi vabbè, i pezzi illogicamente sono rimasti, sono andati a finire in pezzi sulla Luna, ok, va bene. La natura della morte nera, correggetemi se sbaglio, nasce per distruggere i pianeti, corretto? Corretto. Se tu per distruggere i pianeti devi costruire questi enormi cose che anche dove ritrovi le risorse, i costi per farlo, io non lo so, vabbè, va bene, ok. Lavoro nero su Hot, sembrava impossibile, invece è plausibile. Ma perché tu poi mi dimostri nell'ultimo episodio che ti basta uno Star Destroyer per distruggere un fottuto pianeta, no? Infatti. E ce n'hai a valanghe. Ma che cazzo la costruisce fa la morte nera, ragazzi? Se io mi sono perso un pezzo, vi prego di illuminarmi. Non ti sei perso nessun pezzo. È la cosa più bella, tra virgolette, è che sono passati 30 anni anche all'interno della galassia. Quindi in 30 anni siamo passati da questi, che avevano bisogno della morte 30 nera. Come puoi dire, ok, è passato una linea temporale molto ampia dall'episodio 7, che è il primo dove si rivede la morte nera più grossa, tra l'altro, ancora più costosa. Cioè, che cazzo fa? Quindi dovrebbe distruggere le galassie, non lo so cosa fa. Ma quanto lasso temporale c'è che divide l'episodio 7 dall'episodio 9? Un anno. In un anno scopri che con lo Star Destroyer potevi fare la stessa cosa? Dai, sì. Cioè, capisci quanto io posso essere bambino quanto ti pare, però queste domande me le faccio. Ma sì, ma per forza. Ma dico, poi, anche l'altra cosa l'hanno detto prima, non so se l'hanno detto prima, no? L'altra grande porcata di questo film, vabbè, ci sono ma i buchi, quello che ti continuo a dire io è che i buchi di trama ci sono da episodio 7, è che prima non si volevano vedere, ma te ne dico uno per film, uno. In episodio 7 questi qui sono 30 anni che adesso si scopre che la forza è democratica, ce l'hanno tutti, non si sa, non è né carne né pesce, però comunque in ogni caso non è quello il problema, siamo in grado di trovare qualsiasi cosa, siamo in grado di mandare un SMS mentale da una parte all'altra della galassia, non troviamo, viene fuori che la spada, l'ex spada di Anakin Skywalker che dovesse era in una cazzo di scatola di legno, non c'era niente, era in una scatola di legno nella cantina di casa mia, ok, con il solito droide coglione, quello che parla, che bibi di Bobby, che non si capisce, c'era e una barista che ha tenuto la cosa. Primo, ti dico solo quello, non dico il resto, dico rimano perché già lo sappiamo. Da aggiungerei che quando le chiedevano, ma come hai fatto a trovare la spada? Questa è una storia per un altro momento, ho visto. Esattamente, infatti lo abbiamo. Che non è mai arrivato. Non è mai arrivato. Episodio 8 abbiamo Luke ubriacone, mungitore di vacche, che non si sa che cosa succede, anche lì è lì per fare una cosa, non per fare una cosa, butta la spada, però invece poi nel film dopo dice che bisogna avere rispetto per le cose, cioè si autopercula, cioè lui butta prima la spada, ricordatevelo l'inizio, no, di episodio 8, ve lo ricordate? Lui la butta via, come un, così, via, come un rutto nel vento, senza nessun problema, invece dopo dice che devi avere rispetto di queste cose, nessuno si pone le domande, giustamente prima non si parlava della X, ma perché non l'hai portato prima?
perché niente, non si sa. Adesso invece in questo film abbiamo addirittura la forza che risuscita i morti, abbiamo la forza, no, che metti lì e curi la gente, fare tutto. Mai usata prima, nessuno stronzo gli è venuto in mente di fare una roba del genere, no. Neanche su Anakin Skywalker, perché? Io credevo, era il più potente lui. Ho avuto una speranza per tutto l'episodio, credevo e speravo che adesso stanno espandendo l'universo con The Mandalorian, che tra l'altro io non so quanti di voi l'hanno visto, perché so che c'è chi sta aspettando che esca Disney Plus, quindi massimo rispetto, però c'è una capacità che ha questo Baby Yoda che mi fa pensare magari c'è una connessione, sai, essendo avvenuto tra episodio 6 e episodio 7 i fatti di The Mandalorian, magari c'è una connessione che va a spiegare in maniera logica attraverso anche quest'altra saga, queste altre cose che e invece vediamo, l'esistenza ancora di sto Palpatine. No, non c'è nessuna connessione tra le due cose. Cazzo, The Mandalorian è l'unica roba che sta funzionando in questo periodo storico di Star Wars, secondo me, poi ci metto sempre il secondo me. E poi niente, tutte queste cose illogiche. Adesso vi lascio la parola perché poi c'è anche il collezionista di ombre che sta aspettando da secoli e non vorrei morisse di attendere. Cosa vuol dire attendere? Però cazzo ragazzi, a me fa incazzare veramente. Ma sì, ma perché sono tante le cose che non riesco ad accettare. Queste due erano le uniche che erano rimaste ancora in coda, che avevo sentito non ne avevate parlato, però dai, no, ma è una presa, ma è questa trilogia, esatto, è una presa per il culo. Non si può dire che non sia una presa per il culo. Poi ripeto, continuo a dire, io sono contento per le persone a cui questa trilogia è piaciuta, perché vorrei tanto che anche a me fosse piaciuta, vorrei tanto non aver notato, diciamo, questi buchi di trama che purtroppo non me l'hanno fatta godere, perché visivamente ma è tutto splendido, è tutto bellissimo, non c'è nessun problema. Nell'ultimo abbiamo anche un problema pesante di montaggio, che è inguardabile, cioè sembra fatto con Windows Movie Maker, è messo lì così alla rinfusa, poi abbiamo, vabbè, ma lasciamo stare, l'abbiamo detto un sacco di volte, anche questo qui l'ho detto quando, tipo 2-3 anni fa, quando ho detto, l'ho ripetuto anche nella puntata scorsa, avete i tre attori vecchi, mi fate morire uno come un sacco di merda giù senza, perché non c'è il corrimano, l'altro su un sasso come un coglione, e tenete viva l'unica persona che poverina è morta. Sì, sì, no, cioè, proprio, ma chi è che teniamo, lui, no, chi è che facciamo di vivere, c'è troppo cattivo, lui, sono fatte proprio così le cose. E concludo dicendo, c'è uno che si è incazzato, ecco, stai zitto senza fare spoiler, non lo no fa. No, ecco, vorrei dire, vabbè, mi scuso per io non ho mai fatto sul canale, però Baby Yoda sta girando ovunque, sta girando ovunque, non è fare spoiler, e non è anche il merchandise ufficiale in Italia, e poi ci sono degli stronzi in chat che fanno loro lo spoiler, io ho detto una capacità si sono arrabbiati per quello. Effettivamente io sul canale della serie non ho ancora parlato, però Baby Yoda è, diciamo, ormai ovunque, predictable, ok, assolutamente. E poi c'era un'altra roba, cazzo, mi sono perso sui buchi di trama, vabbè. Niente, ragazzi, sentiamo il collezionista, dai, così ci approfinchiamo. Prego, vi saluto, ragazzi. Ciao, Simone. Vai, collezionista. Scusa, vi saluto un attimo anch'io. Mando un abbraccio a tutti. Va bene. Grazie. Scusate lo sfogo, è stata una bella puntata. Continuerà a essere siamo una bella appassionati, puntata. Lo so. Quindi è stato intenso ma divertente, grazie a tutti, un abbraccione al signor Matioschi, ai miei colleghi, al pubblico, e buon anno, ci vediamo nel 2020. Ciao, buon anno. Devo purtroppo andare via anch'io, così lascio poi il collezionista, voilà. che così rimaniamo noi quattro bellissimi, in quattro bellissimi, non escludo che tra poco me ne debba andare pure io, vabbè, ci siamo stati, voglio sentire una full immersion, era una full immersion. Io vi ringrazio, vi mando un grazie mille davvero a tutti, grazie mille al signor Matioschi, siete meravigliosi, ovviamente ci vediamo nel 2020, ciao ragazzi, ciao Andro, ciao. chiedo perdono, devo scattare pure io, va bene, ciao Filippo, lasciaci con i tuoi saluti se li hai, quelli classici. Sì, vabbè, qualche cosa di veloce, io ringrazio tutti, recupererò l'intervento al collezionista dopo, quindi ricordiamoci ragazzi che tutto, anche Star Wars, è nelle mani dell'uomo, ma proprio tutto, per questo bisogna lavarle spesso, per il resto buon anno, alla prossima. Ciao Filippo. Prego, collezionista. È stata una puntata complicata questa. Quindi sì, ognuno aveva da dire tanto.
Credevo che il tema sarebbe stato il mio secondo anniversario su Facce di Nerd, che forse era più... Caspiterissimo, il secondo anno. Sì, è un anniversario, quindi credevo... mio Dio. Tempo fa. Allora, io ho recuperato anche l'altra live, alla quale purtroppo non sono potuto intervenire, e quindi le cose da dire sarebbero tante. Premesso che secondo me questo film è il meno convincente della trilogia attuale, il meno convincente della filmografia di J.J. Abrams, e riscontro parecchi problemi a livello di struttura narrativa e di montaggio, come avete detto più volte, o di approfondimento di caratterizzazione dei personaggi. Quindi diciamo che io intravedo parecchie cose con cui posso essere d'accordo, mettendo insieme tutto quello che avete detto in tre ore di conversazione, prendendo pure l'altra puntata. Diciamo che ci ho avuto l'impressione un po', non so se vi ricordate il film Apollo 13, quello con Tom Hanks. Mattia, tu sì, l'hai visto Apollo 13? Sì, sì, l'ho visto. Sto facendo spoiler, se chi non ha visto Apollo 13 mi perdonerà se uso... Spoiler con... Apollo 13. Apollo 13, spoiler. C'è una scena in cui l'astronave non funziona, cioè l'Apollo, insomma, il razzo non funziona, e devono trasferirsi nel LEM, cioè il modulo lunare, quindi chiudono la porta e respirano dentro il LEM, che però non è fatto per tre persone, è fatto per due. Quindi a un certo punto devono cambiare i filtri, non so se ti ricordi la scena, devono cambiare i filtri, però hanno i filtri che sono a forma quadrata, che devono entrare dentro degli alloggiamenti di forma circolare, e non c'entrano. E quindi i cervelloni della NASA si mettono attorno a questo tavolo, e c'è il capo cervellone che dice: guardate, questi sull'Apollo 13 hanno tutta sta roba qui, e scaraventa sul tavolo tutta una marea di roba. Noi dobbiamo trovare il modo di far entrare questo tubo, un filtro cubico, dentro l'alloggimento sferico, con tutta sta roba qui. Quindi ci sono tutti questi cervelloni della NASA, che con lo scotch, il nastro isolante, le bustine di plastica, le retine, le molle, gli ammenicoli vari, tentano di far entrare un filtro rettangolare dentro un alloggiamento sferico, e alla fine... Ci ricorda qualcosa, okay, ci ricorda perfetto. Qualcosa. Quindi è ovvio che tutto quello che dite è consolidato dal fatto che c'è un errore a monte, ovvero aver dato la trilogia in mano a persone diverse, che hanno fatto cose molto diverse, che l'hanno pensato in modo molto diverso, e altro errore, e questo secondo me non è un errore, questo primo lo potevo anche perdonare, di fatto ma personalmente non mi ha causato nessun contraccolpo, non è che io sto parlando di lutto, oh mio Dio come faccio senza Star Wars, cioè io sto benissimo anche così, e devo dire che la trilogia nel suo complesso io la rivedrò sempre con grande piacere, anche perché per episodio 8 concordo con quello che dice Masa, è un grande film secondo me. E, dicevo, il problema però è stato poi dover far combaciare tutto questo con il volere dei fan, con le risposte di questi fan che hanno insultato anche, quindi non è che si sono comportati proprio in maniera egregia nei confronti dell'attrice che interpretava Rose, so che in America è successo il putiferio, per rispondere alla svetta di una cosa che disse settimana scorsa, è passata la settimana, ma su Rotten Tomatoes ancora sta solo 86% il gradimento dei fan, quindi significa che forse la Disney ha saputo, diciamo così, far combaciare questi filtri dentro gli alloggiamenti, cioè nel senso che forse c'è stato qualcosa che ha funzionato in questo film, che io non ho disprezzato a tal punto come voi, anche se ne riconosco diversi problemi. Alcune riflessioni che fate le reputo molto pretestuose, altre molto convincenti e, diciamo così, proprio sul pezzo, quindi veramente inattaccabili. Quindi diciamo che mi trovo di fronte a una marea di considerazioni e non so da dove iniziare. Teniamo conto che ci troviamo in un universo nel quale, e cito il capolavoro della saga, cioè Impero colpisce ancora, si respira nel ventre di un animale su un asteroide con un respiratore, senza scafandro, senza tuta, quindi la pressione nello spazio va a farsi benedire. E sto parlando del capolavoro della serie. Quindi ovvio che quando si citano tutti
tutte le cose riguardanti la gravità, la fisica, la chimica, l'organica, eccetera, tutto scricchiola enormemente, perché sto citando il capolavoro. Però se ci fai caso, almeno le mie obiezioni non sono su dettagli fisici. No, ma io non sto parlando di voi due. Cioè, magari. Adesso non mi ricordo le vostre. Volevo specificare. No, tutto quello che ho sentito, cioè ovvio che tutte non si dovrebbero sentire rumori nello spazio. Tutte le obiezioni riguardanti, ma perché hanno costruito questa tecnologia? Perché da quello che ho capito io, i cannoni li ha costruiti l'imperatore col suo nuovo pianeta, dove fanno gli esperimenti genetici, e sempre nella linea teorica, da quello che si capisce dalle battute raffazzonate, sceneggiatura raffazzonata. Invece la Starkiller l'ha costruita il primo ordine che è slegata dall'imperatore, cioè nel senso slegata tecnologicamente, sì, perché loro stanno su un pianeta e fanno dei loro lavori segreti. Ma Snoke lavorava per conto suo, quindi sì, per carità, però voglio dire, non è che c'è stata tutta, voglio dire, non sto lì a pensare, oh mio Dio, perché vabbè, comunque probabilmente sono io che recepisco in modo molto più grossolano queste facinonerie di sceneggiatura, che sono facinonerie di sceneggiatura, ci mancherebbe. Per quanto riguarda poi però la tanto amata sostanza, io non la identifico con la coerenza, cioè non è che un film, per avere sostanza, deve avere per forza coerenza con la saga. Faccio un esempio così tutto più chiaro. C'è una famosa tragedia greca che si chiama L'Elena di Euripide. Euripide, prima di scrivere L'Elena, ha scritto altre tragedie riguardanti la saga troiana. In tutte queste tragedie, Euripide ha detto che Elena era una sgualdrina che è andata a coppare, che ha fatto scoppiare la guerra. Nell'Elena di Euripide, puff, se ne esce e dice che Elena è un fantasma, non c'è andata mai a Troia, e che è rimasta fedele a Menelao in Egitto. Puff, dopo tre tragedie che parlavano del ciclo troiano, se ne esce con la quarta così. Quindi cosa sto cercando di dire? Che nelle saghe le forzature sono sempre esistite, capisco che vi danno fastidio, capisco che sono motivi per stroncare un film, però se una forzatura è finalizzata, e non sto dicendo che quelle di J.J. Abrams sono di questo tipo, assolutamente no, però in linea teorica, per analizzare un film, se una forzatura è finalizzata a dire qualcosa che insomma trascende la coerenza, ma che riguarda magari un interesse del regista, come ha fatto J.J. Abrams, come ha fatto Ryan Johnson con l'episodio 8, chi se ne frega delle forzature. Cioè se Ryan Johnson voleva dire determinate cose, ha preso la sua strada, è stato incoerente con la saga, però ha detto le sue cose. Qui J.J. Abrams, in mezzo a tutta una retcon fastidiosissima, in mezzo a tutto un fanservice fastidiosissimo, ha detto anche delle cose personali che ho apprezzato molto. Alcune le ha dette espressamente, ad esempio che il maschile si deve sacrificare per il femminile, ad esempio che diciamo così, per quanto si celebri il funerale delle passate generazioni, queste ritornano ed è impossibile raccontare storie nuove senza dover fare i conti con il fardello delle storie vecchie, che nell'industria della narrazione popolare diventa quasi una zavorra di cui ci dobbiamo liberare. Quindi ha detto delle cose che possono anche dispiacere, ma sono sue e le ha dette, e secondo me le ha dette anche bene, attraverso una messa in scena funerea, grigia, nera, che mi è piaciuta molto. Quindi la messa in scena fa il contenuto, e se quel contenuto è incoerente con la saga di Star Wars, io dico, da una parte di me dice pazienza, cioè non è che dobbiamo per forza stare qui a fustigare un'intera saga per questo motivo. Probabilmente il regista ha sbagliato, dimmi. No, questo è un tuo punto di vista che trovo affascinante, perché è una domanda che poi ho posto a persone che invece, a differenza tua, l'hanno proprio apprezzato alla grande questo film. Ma io alla grande non direi... No, infatti a differenza tua, infatti, ho detto. E quando magari ponevo le domande, che poi finirò tra poco la lista, mi dicevano, ma io lo valuto come film a sé stante. Ti ripeto, se J.J. Abrams avesse fatto solo questo ultimo tipo di forzature, anch'io l'avrei apprezzato alla grande. Siccome molte invece sono dovute al fanservice, a una retcon abbastanza capricciosa, e che posso anche capire da un certo punto di vista, perché arriva a Ryan Johnson, fa le cose che non mi sono piaciute, io devo correggere, cioè lo posso anche capire. Cioè, se i motivi fossero stati solamente l'ultimo che ti ho detto, cioè io voglio dire questo, non me ne frega niente della coerenza, io l'avrei adorato questo film, l'avrei difeso a spada tratta. E
però purtroppo devo ammettere che molti passaggi purtroppo sono sconclusionati per i motivi sbagliati. Come l'ho detestato per Harry Potter, come l'ho condannato nella saga di Harry Potter, non lo posso adesso accettare così solo perché si tratta di Star Wars, lo detesto anche qui, mi dà fastidio anche qui, però faccio notare una cosa, che la tanto vituperata critica, che è vero, su Rotten Tomatoes ha dato il 55% a Episodio 9, ma ricordiamoci che neanche il 91% degli ultimi Jedi ha salvato Rian Johnson dalla vostra fustigazione. Quindi voglio dire, non è che la critica di Rotten Tomatoes è garanzia di salvaguardia. Ma io noto che molti analisti italiani invece stanno apprezzando il film. Io ho qui alcune classifiche, tipo Merighetti l'ha dato 7,5, su Cineforum c'è la media di 3 stelle su 5, media, su Film TV c'è chi gli ha dato 10. Quindi molti analisti italiani in realtà stanno apprezzando il tono funereo, la messa in scena vigorosa di J.J. Abrams in alcune sequenze, e questo discorso interessantissimo e che per me va tantissimo nel film, del montaggio come elemento strettamente collegato alla forza, che è l'unica cosa che Rian Johnson ha creato che è piaciuta a J.J. Abrams, da quello che ho capito. Cioè la forza per Rian Johnson si manifesta attraverso il montaggio, cioè parliamo a distanza, qual è l'effetto speciale che mi permette di parlare a distanza? Il montaggio, perché io affiancando Rey e Kylo Ren li faccio parlare, ma nella conseguenzialità filmica sembra che stanno nella stessa stanza, ma in realtà stanno su posti diversi. Io non uso un effetto speciale, io uso un potere della forza e lo rendo in modo... Cioè, questo è filosoficamente eccezionale questa cosa, perché laddove George Lucas ha dovuto ricorrere a effetti speciali per rappresentarti la forza, io inserisco il potere più grande della forza, cioè la comunicazione a distanza, e la materializzazione a distanza causerà la morte di Luke. Quindi è la cosa, cioè la distanza sembra la cosa più devastante a cui può portare la forza, e lo faccio senza usare l'effetto speciale, ma solamente col montaggio, che è il più antico effetto speciale del cinema. J.J. Abrams sembra aver gradito molto questo artificio semplicissimo, basico, cioè in un baraccone di centinaia di milioni di dollari di costo, la cosa più affascinante della forza è resa mediante l'effetto speciale più antico di Ben Yes, cioè l'accostamento di due fotogrammi, e anche se siamo a distanze siderali noi comunichiamo. Finisco subito, Mattia, non ti preoccupare. J.J. Abrams ha gradito a tal punto questo artificio che lo ha esasperato con lo spostamento di oggetti, ovviamente andando incontro a mille incoerenze, perché lo so, ho capito quello, il tuo sguardo parla, vale più di mille parole, tutto il Merighetti in un occhio il tuo, Mattia, abbiamo capito già che è così, no, tranquillo, però ho una domanda da porre in generale che mi affascina, forse quella che non sono riuscito a dire prima, cioè quando si valuta un film che si chiama Episodio 9, sì, che fa parte di una saga che ha una storia fortemente interconnessa da un film all'altro. Sì. Lo si può giudicare come film a sé stante? E basta? Ma se tu usi l'impersonale, alcuni lo fanno e altri no. Cioè, ti ripeto, questi critici che ho elencato l'hanno fatto. Che mi perplime, francamente. Sì, perché arriva... io ti ricordi la puntata di Endgame? Fattela un attimo a recuperare. Quando analizzammo Endgame, io feci il mio sproloqui soliti del cavolo, così, e qualcuno nel commento scrisse: il collezionista vede in Endgame cose che neanche i fratelli Russo hanno visto, ok? Ecco, i film sono questo, Mattia, cioè tu ci puoi vedere anche cose, cioè io sono libero di vederci cose che magari J.J. Abrams non ha visto, non me ne frega niente, cioè non me ne deve fregare niente. Oh, e questo sto dicendo io. Tu mi hai chiesto il mio parere da spettatore, che devo qua starti a rielencare tutte le incongruenze che ci sono, siete stati brevissimi, per 3 ore avete spaccato il capello in 4 meglio di come potrei fare io. Io sto semplicemente dicendo le cose che mi hanno suggestionato, le cose per cui non condanno il film al 100%, le cose per cui il film alla fine mi ha creato delle sinapsi interessanti, pur considerando fastidiosissimi soprattutto i feedback nei confronti dei fan, che io ho detestato per Harry Potter e che detesto per questo tipo di atteggiamento. Ah, i fan non è piaciuta questa cosa, la togliamo. Ah, i fan vogliono questa cosa, la mettiamo. Con questa cosa la condanno in toto. E tutto quello che è stato inceppato nel film per questo motivo è uscito in modo risibile. Invece io penso che ci siano dei passaggi e dei guizzi interessantissimi, e ti sto indicando quali sono per me.
Ma sì, infatti la mia non è un'accusa, cioè la mia, siccome hai citato appunto i 10 eccetera eccetera, è più o meno emerso anche la bellezza di Alberto. Non so se tu hai letto ti rimando alla recensione di Notturno, che dà 4 stelle su 5 è reperibile in rete, non è che vi dovete comprare la rivista. 4 su 5. All'inizio del primo paragrafo della recensione elenca tutto, cioè elenca, no, non elenca, per sommi capi rimanda a tutto il discorso che avete fatto voi, cioè è incoerente con gli altri capitoli, fa una retcon fastidiosa, eccetera, eccetera. Poi dice a un certo punto, inizia il secondo paragrafo, ma, però si tratta di un ma bello grosso e bellissimo, e comincia ad analizzare il film con le suggestioni cinematografiche, fotografiche, di regia, di ritmo, di messa in scena che il film regala, ad esempio l'incipit baviano in cui si cita Mario Bava, di come viene messo in scena l'apparizione di Palpatine, cioè, che è sbagliato, cioè, voglio dire, invece di chiedersi ma come fa Palpatine ad essere ancora vivo, però alcuni critici, alcuni analisti, alcuni spettatori possono essere registrati, caspita che bella soluzione fotografica per esprimere, per rappresentare il nuovo cattivo, a prescindere dal fatto se sia radicato o meno nella saga, se sia coerente o meno della saga. Io sto formando solamente un altro tipo di approccio, che non è detto che deve sostituirsi a quello di chi invece... deve semplicemente affiancarsi, perché un'opera è bella anche per quello. Perché io mi continuo sempre a dire che se Thanos ci metteva una settimana a recuperare le gemme, perché ha aspettato 2 anni se ci vuole una settimana? Cioè, è ovvio che se mi faccio tutte queste domande io neanche mi diverto al cinema, perdonatemi, cioè è ovvio che se tu mi chiedi Mattia quali sono i 40 film di quest'anno che ti sono piaciuti, io te ne elenco 40, Star Wars non c'è. Io quando sono andato a vedere Star Wars già sapevo che non mi sarei dovuto fare queste domande perché l'avete già distrutto. Invece sono rimasto piacevolmente spiazzato dal fatto che il passaggio di oggetti a distanze col taglio di montaggio, io l'ho trovata un'intuizione di un significato e di una portata interessante. Questa atmosfera funè, e questo dicendo, punto. Questo però, ho detto. Però, ed è... E io apprezzo questo punto di vista, però io non riesco a schiodarmi da un fatto. Cioè, si chiama Episodio 9. Mi sembra che una saga che abbia puntato molto sull'intrattenimento per tutta la famiglia. Cioè, se la storia di questo film distrugge quella di 8 film precedenti, e qua si entra nella soggettività, una particolare scelta assennata di montaggio, tra l'altro a me il montaggio di questo film non è piaciuto, l'ho trovato orribile, ma... soggettività, cioè una determinata, ma io ho parlato di messa in scena, fotografia e regia, no, montaggio, okay, la messa in scena, sì, può salvare o addirittura dare un 4 su 5, lo so che non l'hai dato tu, è un esempio che hai portato, l'ho dato io, è una cosa che mi lascia, a me personalmente lascia perplesso, sì, però cioè, il punto è che quando un'opera viene buttata nel mucchio della mediaticità, ognuno ci può vedere quello che vuole, cioè, non... quindi io sono affascinato dalle analisi che invece vanno, perché io sono affascinato sia dalle vostre analisi sia da quelle, dalle altre, quindi non penso che ci sia qualcosa di male nell'andare oltre l'incazzatura perché questo signore o questi signori che hanno potuto mettere insomma, le pezze a quello che non andava bene del film precedente, sono tutti da fustigare, magari hanno voluto dire qualcosa, cioè magari il discorso che fanno su Girl Power, che tanto dà fastidio alla Svet, io l'ho trovato qui invece molto allineato alla contemporaneità e molto interessante se collegato con altri film che parlano di femminile. Cioè qui troviamo un personaggio scritto bene, forse il migliore, cioè Kylo Ren, che non sceglie di vivere ma sceglie di dare la vita al femminile, e che il femminile invece di essere chi deve essere sceglie di essere chi vuole essere. Ora, se queste cose sono incoerenti con la saga è un gol, e vabbè, sono d'accordo con voi, va benissimo, vi abbraccio, voglio bene, però è ovvio che mi suggestionano
se penso a Capitan Marvel, se penso a Revenge, il film francese, se penso a tutti gli altri film sul femminile che oggi circolano, se penso a Ritratto della giovane in fiamme, se penso a diciamo così, gli altri film che sono in sala in questo momento che parlano del femminile, è ovvio, caro Mattia, che c'è un problema di continuità con il resto della saga, però è altrettanto ovvio che questo film popolare mette alcune dita e alcune, diciamo così, alcune questioni su un tema scottante, qual è quello del femminile, e ti fa forzando, vedi, io è una forzatura che apprezzo, è Elena Fantasma, è la forzatura che apprezzo, cioè Rey Palpatine che non vuole essere Palpatine perché i suoi genitori sono Palpatine, ma vuole essere è lei che è quello che vuole essere, e il bacetto là mi passa in secondo piano perché io, a parte il fatto che il bacio l'ho apprezzato e avrei dato giù di lingua di brutto, ma queste sono le mie perversioni, perché l'amore può essere anche attrazione verso chi si odia, cioè sì. nel senso che io, cioè lei lo desiderava già in episodio 8 quando lo vedeva senza busto, capito? Diceva copriti, perché aveva paura del fatto di desiderare il suo nemico, quindi ci può scappare anche il bacio con la lingua al proprio nemico. Malgrado di questo fatto, adesso non mi interessa, il J.J. Abrams ha detto che è un bacio fraterno, non mi interessa. A me interessa il fatto che avete Rey alla fine della saga rivendica la sua l'identità che lei ha scelto per se stessa, e non quella che il destino o che il sangue o che la stirpe gli ha messo addosso. Io l'ho trovata una cosa interessante. Poi, ripeto, torniamo sempre al mio quesito, quanto un film può essere valutato come singolo chiamandosi episodio 9, cioè torniamo sempre lì, perché faccio un esempio paradossale, poi passiamo alle domande del pubblico, altrimenti non ce la caviamo stasera. Se mi dicono, la Warner DC arriva e mi dice devi fare un film su Batman, se io lo metto, decido che non si veste più da pipistrello ma da ballerina col tutù rosa, e all'interno del film il fatto che lui si vesta come ballerina col tutù rosa ha un'enorme coerenza artistica e stilistica, ho fatto un bel film su Batman. Lo so, sì, che no, dipende da chi lo, però Matteo, perdonami, dipende da chi lo vede, però cioè, non è una risposta facile alla tua, cioè io prima di conoscere Daniel Craig in 007, cioè io mai avrei pensato 007 che sanguina, 007 che sanguina. Io ti vorrei ricordare che il personaggio di Q, quello vecchio, prima di morire in l'ultimo film dove compare, cioè il penultimo di Brosnan, dice le lascio due regole Bond: la prima è avere sempre una via di fuga, la seconda è mai farsi vedere sanguinare. Questo è lo statuto di Bond, mai farsi vedere sanguinare. Io sono cresciuto col mito di Bond che non sanguina mai. Oh, Daniel Craig sanguina di brutto, è rozzo, non sa bere, non sa vestirsi, cioè non dà importanza al bere. Cosa? James Bond. Eppure Casino Royale è una dei migliori, cioè il tradimento della coerenza, ripeto. Se non è fatto per fanservice, se non è fatto per marketing, ma è fatto per dire qualcosa di forte, devastante, interessante, avvincente, accattivando personale o autoriale, io lo accetto. Questo è il mio punto di vista. Sbagliato, ma è il mio. No, non è sbagliato un punto di vista, però ad esempio chi mi dice non si chiama episodio 9, ragazzi? No, è episodio 9. perdonami però, Mattia. Cioè, la saga di Star Wars è proprio la come si dice... il luogo del retcon, cioè esistono i retcon già da Impero Colpisce, ma secondo te Darth Vader, Luke già in episodio 4? No, ma ci sono i retcon fatti bene e quelli fatti male. Perfetto. A me non urtava neanche alla base il fatto che questa trilogia fosse gestita da registi diversi, non mi urtava, anche perché anche la vecchia trilogia non è diretta tutta da Lucas. Episodio 4 assolutamente, sì, ha fatto da supervisore. Però attenzione, Lucas che ha diretto 1, 2, 3, quando ha capito le stronzate che ha fatto all'1, si è retconizzato da solo. Sì, è vero, è verissimo. Già Binks ha scomparso. Sì, è vero. Okay. Infatti io non sono un difensore dei prequel. Quindi voglio dire,
noi un'altra cosa interessantissima, perché io questa gente io l'ammiro anche per questo, cioè questi venivano fuori da episodi 1, 2, 3 che avevano, mi dispiace dirlo, allontanato il pubblico da Star Wars, allontanato, perché voglio dire, cioè il pubblico era un po', almeno quelli come me, io ero un po' deluso dalla saga prequel e mi stavo disinteressando a Star Wars. In un modo o nell'altro hanno riacceso l'interesse con cose, come ha notato Gabriele Gnola sulla sua recensione, sui suoi interventi, andateli a recuperare, con cose poco Star Warsiane. The Mandalorian e Rogue One sono poco Star Warsiani, diciamo così, nella totalità. Io The Mandalorian non l'ho visto, parlo per quello che ho letto, però insomma, in un modo o nell'altro questa nuova epopea ha riacceso l'interesse per Star Wars. Probabilmente questo interesse sarà per l'universo Star Wars e non per gli Skywalker, e non per i Palpatine, non per Rey, non per Finn, non per Poe, anche se a me continuano a piacere questi personaggi, però non piacciono a nessuno, ma quelli sono gusti soggettivi, però ha riacceso l'interesse per l'universo Star Wars. Non lo so, io ripeto, io ho fatto le mie premesse, lo considero il meno bello, il meno riuscito della trilogia, il meno riuscito di Abrams, mi danno fastidio tutti i fanservice che ci sono stati, quindi più di questa dichiarazione non sapevo cosa fare. Però se tu mi hai chiesto la mia, io stroncarlo e buttare insomma il mio odio verso J.J. Abrams, non sono neanche bravo a farlo. Voi siete molto più bravi di me, l'avete fatto per 3 ore, io ho semplicemente voluto dare un altro punto di vista. Ecco. Sì, sì, che mi stavo interrogando sul punto di vista, tutto lì. Cioè, mi affascina farlo. Cioè, non è una cosa che faccio con dispiacere, mi interessa. Aspetta, avevo letto una cosa però che... Ah, ok, no, il fatto dell'interesse. A me sembra che però questi episodi stiano incassando progressivamente sempre meno. Sempre meno, hai ragione. Quindi episodio 7 ovviamente aveva il grande entusiasmo del cavolo, è l'episodio 7. Poi adesso vediamo poi episodio 9 dove finisce la sua corsa. Perché comunque su Rotten Tomatoes, l'hai detto tu, il gradimento del pubblico, per quanto possa valere... È il doppio di episodio 8. Sì, sì, sì. Perché poi, come fai giustamente notare tu, anche queste percentuali si utilizzano, alcuni almeno, quando fa comodo sì, quando invece no. Cioè, quando sono a favore, no, il sito più brutto del mondo, quando invece ti danno ragione, ma sono attentamente. Però vabbè. No, per rispondere a quelli, come mai la Disney, cioè la Disney quando ha visto quel 41% non penso che ha fatto i salti di gioia. No, assolutamente. Va bene, allora, ci siamo dilungati a dismisura. A dismisura. Io lascerei parlare il pubblico, senza angolini dell'autopromozione vari, perché non abbiamo veramente il tempo. Ci sono delle domande delle amiche intimissime. Io tra l'altro sono spossato, quindi lascerei parlare loro, cominciando da Andrea P. Buonasera Mattia e tutto l'ineluttabile cast di Facce di Nerd. Una top flop del 2019, film o serie TV? Grazie e buon anno. Io non me la posso spoilerare perché sono video che devo... Attenzione, adesso sono partiti gli altri e non riesco a interromperli. Aiuto! Bene. Io non posso spoilerarmeli perché farò dei video dedicati. Anch'io. Io ti dico i 3 al volo, se vuoi sentirli. Vai. L'ufficiale La Spia, Parasite e C'è una volta Hollywood. Invece quelli brutti, 3. Tre brutti. Aquaman, che è uscito in questo anno. Il Re Leone. Ah. Obsession. Ok, mi sembra interessante. No, arriveranno i video della top e della flop nel prossimo periodo, assolutamente. Sentiamo poi Mirko. Ciao a tutti, auguri per il Natale passato e per l'anno, aspettiamo che fare di prima porta male. Domanda veramente banalissima. Questa moda, questa usanza, questa gallina delle uova d'oro degli universi espansi finirà prima o poi? Nel senso, si può vedere un film bello che finisce ed è finito senza aspettarsi prequel, sequel, serie televisive, fumetti e quant'altro? Grazie. Ma io non so neanche... Mi piacerebbe sapere se l'universo espanso Star Wars della Disney sta funzionando, tralasciando le serie, cioè i romanzi, quanto vengono venduti, i fumetti,
perché secondo me il riscontro non è altissimo, almeno la percezione che... No, io non ho capito se la domanda si riferiva agli universi espansi delle saghe in generale. Sì, o sì, credo che lo abbia detto in generale, io sono entrato nello specifico, ma in generale possiamo anche estenderli se vogliamo. Cioè, a me sembra sempre che i prodotti che satellite di film, oppure... se vogliamo invertire la tendenza, quando traggono un film da un videogioco di grandissimo successo, mi pare che non ci sia mai un'equivalenza a livello di popolarità, di riscontro. Quindi non so neanche questo universo espanso quanto stia andando bene quello di Star Wars, perché chi gestisce i film sono i primi che se ne fregano. Abbiamo fatto l'esempio della medaglia di Chewbacca, di Rey e Poe che si presentavano nel romanzo di episodio 7, invece in episodio 8 si presentano lì. Quindi secondo me non hanno mai detto, certo, se continuano a pubblicarli evidentemente un certo seguito c'è, ma quanto è grande? Non lo so, perché ad esempio a me una persona ha detto in settimana che le persone che vedono i film di Star Wars senza informarsi sull'universo espanso sono il 10%. No. Quando gli ho chiesto quando vedete percepivo nel tono dell'amico percepivo una certa amarezza perché al cinema escono solo gli universi espansi. In Italia quest'anno sono usciti 502 film. 502, ragazzi. 502 vuol dire che voi potete andare ogni settimana al cinema senza beccarvi una saga che sia una e un universo espanso che sia uno. 502, riesco a farlo io che vivo a 50 km dalla multisala più vicina, quindi ragazzi, si può vivere anche senza saghe. Assolutamente, sentiamo Rock. Se vi amareggiano così tanto, fatele a meno. L'ultima trilogia non esiste, non è mai esistita. Io la cancellerò dalla mia memoria alla fine di questo Facce di Nerd che considero un po' il suo esorcista. La cosa su cui volevo riflettere e su cui ho pensato tanto è che alla fine di questi ultimi tre Star Wars quello che veramente si salva è proprio episodio 8, che se non altro era coerente, aveva una sua linea ed anche una buona regia. In ogni caso, auguri a tutti, Facce di Nerd! A proposito di episodio 8, Mattia, tra le novità c'è il fatto che i ribelli comprano le armi come l'impero, mai detto. Quindi ci sono delle novità in episodio 8, perché tu sei molto sardonio quando lo smonti, io ti apprezzo molto per questo. Ma delle novità importanti in episodio 8 ci sono e come. Il problema è che poi non hanno avuto il loro seguito in episodio 9, questo è un altro paio di maniche. Però che non dire. Ma che nello stesso episodio 8, secondo me, non ha avuto seguito. Cioè, fin alla fine del film non è cambiato per questa rivelazione in episodio 8. No, fin alla fine del film diventa ingenuo per dimostrare che aveva torto questo Benicio del Toro, perché vuole a tutti i costi andare contro quando non si può andare contro. Sì, è il classico idealista che quando gli sbatto la realtà in faccia, per dimostrare che lui ha ragione, diventa ancora più ingenuo. E come è fatto? Infatti, diventa l'alter ego di Poe. La coppia è molto affascinante per questo motivo, perché sono entrambi degli idealisti che diventano ingenui, che diventano stupidi. Quindi è molto affascinante la dinamica che Ray Johnson costruisce, molto sottile, molto acuta. Poi, ripeto, non ha avuto seguito nell'episodio 9, ma dire che l'episodio 8 sia privo di novità è una forzatura, secondo il mio modestissimo parere. Io di novità non ne ho viste. Cioè, allora in Rogue One vediamo un ribelle uccidere un informatore come una merda. Rogue One per me Rogue One è meglio di episodio 6, eh. Cioè, nella mia classifica Rogue One si è incuneata nella triade originale, per quanto questo, ma questo è un problema che ho con Ryan Johnson in generale. Cioè, a me sembra che lui cerchi sempre di fare il genietto, ma alla fine si riduce veramente al canone più canonico. Cioè, no, a me Knives Out è piaciuto, nella mia top 10 Knives Out, però decostruzione del genere a me sembra anche lì. A proposito del femminile che prende il potere, c'era un delitto allineato perfettamente alla contemporaneità. Sì, sì. Ma come Rey. Ma come Rey,
Sì, sì, è ovvio che, ma, Mattia, quando dico come re, vuol dire che fanno parte del mucchio. Tu, quando si analizza un filone, ci, sta, ci stanno i film riusciti bene e i film riusciti male. Però il filone attuale è affascinante, è affascinante. Per me Ray è uno dei personaggi meno affascinanti ma mai creati. Cioè, non ho mai detto che in tre film non l'ho mai visto in difficoltà. In tre film. In questo sì, perché se c'erano le critiche, quindi sta perdendo il duello. Ho scritto il caso di Facce di Nerd, ne approfitto per farvi gli auguri di buone feste e di buon anno. Volevo chiedervi, da fan ferito troppe volte nell'ultimo periodo, ultimi anni in realtà, qual è il motivo del fallimento di questi super brand che vengono riproposti, Pirati dei Caraibi, Animal Fantastici, Star Wars, che vengono riproposti e nessuno riesce mai a centrare il punto o a soddisfare perlomeno la gran parte dei fan? È la mancanza di idee? È l'incompetenza? Da parte mia non capisco perché bisogna per forza provare a incastrare le trame per riproporre personaggi vecchi, anche solo per citarli, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, quando ci sono degli universi così grandi dove potevano centrare qualsiasi altro argomento, parlare di cose nuove, e invece no, restiamo collegati al vecchio. E poi mi sento dire che è colpa dei fan, ne compreso se i film vanno male perché sono i fan che non sono capaci. Ma chiudo questo messaggio dicendovi che nella scena di Rey Skywalker con i soli lì e il robottino ho proprio urlato un no in sala che ha spaventato i bambini e sono uscito di corsa lasciandogli la mia ragazza poverina, ma non potevo farcela. Scusate, sì. Poi c'è ancora Rox. A me la colpa ai fan dà fastidio, da matti, l'avete visto anche prima con Maso, a me dà un fastidio incredibile. Cioè io da fruitore guardo una cosa, ho il diritto di dire la mia opinione, non è che allora se la volta dopo vogliono fare un film che a quanto pare dovrebbe seguire le mie indicazioni, quando non è vero è colpa mia, affari loro. Cioè, non gli ho chiesto io di fare episodio 9 come lo volevo io, eh? Che poi non lo volevo così, cioè, ma neanche lontanamente. A me non sembra che i fan, quando hanno criticato episodio 8, abbiano chiesto il ritorno di Palpatine. Forse qualcuno sì? Può darsi. Sulla grande percentuale mi sembra che nessuno abbia detto vogliamo Palpatine, se no non c'ha senso. Chi l'ha mai chiesto? Cioè, allora nessuno può esprimere la propria opinione. Cioè, io devo aver paura di dire la mia, perché poi magari allora episodio 10 lo fanno come dovrei volere io, ma in realtà ci sono discorsi veramente che mi... Rob, se un po' io silenzio. Ragazzi, io purtroppo devo andare, quindi anche io devo andare, tipo puntata di Mattioschi Show. Esatto, grazie, esatto. Vi saluto, vi abbraccio, vi auguro un felice anno nuovo, se non ci vediamo. Ciao, ciao. A me sembra che un fan abbia il diritto, con educazione, cioè quelli che hanno insultato Kelly Marie Tran sono delle teste di cazzo. Però se io ho trovato il personaggio di Rose mal gestito, insopportabile, in episodio 9 lo togli, va bene, cioè da un lato posso essere contento, ironicamente ero entusiasta, però in episodio 8 mi è costruito una storyline romantica che non cazzo è neanche portata avanti. Esatto, io credo che laddove comunque un fan può rimanere deluso, l'unica cosa che puoi fare non è tornare sui tuoi passi e cancellare quello che qualcuno ha fatto prima di te, quanto più provare a redimere quello che ha fatto quello prima di te e dare comunque qualcosa che possa soddisfare i fan nella costruzione del personaggio. Non è che alla gente ha dato fastidio il personaggio di Rose, la gente ha dato fastidio che un personaggio che prima non esisteva, non aveva alcun background, all'improvviso ricopre un ruolo così fondamentale in una pellicola che invece trascura aspetti fondamentali della trama e dei personaggi già introdotti in episodio 7. Quindi Rose poteva benissimo starci, stare di più di quanto effettivamente è stata in episodio 9, che è meno di 2 minuti di screen time, e comunque venire gestita meglio di così. Sì, per rispondere alla domanda di chi è la colpa, boh, a me sembra che veramente, e forse sto estremizzando, a me sembra che a volte teniamo più noi ai brand, alle saghe, rispetto a chi produce i film, perché... hai fatto l'esempio di Pirati dei Caraibi, cioè lì basta rivedere i film vecchi. Mm-hmm. Vero.
e per carità, secondo me la vendetta di Salazar nel complesso è più coerente nei confronti dei film vecchi rispetto ad episodio 9 con i precedenti episodi. Però, e questo è l'esempio più stupido, veniva detto che la bussola Sparrow la otteneva da Tia Dalma. Perché nella vendetta di Salazar la bussola ha un'origine completamente diversa? Perché me lo ricordo io e non tu, sceneggiatore pagato? Il problema è che determinati franchise, io partirò dal presupposto, sarò brevissimo, che non, secondo me non è giusto dire, come dici giustamente tu, che è colpa dei fan, e allo stesso tempo non è giusto neanche rispondere è solo per far soldi, perché qualsiasi cosa arriva al cinema deve far soldi, anche se è un prodotto indipendente. La cosa importante è che, e questa ormai l'hanno capito, che ci sono dei brand talmente forti e talmente di richiamo che a prescindere dalla qualità avranno il supporto del pubblico. E adesso si stanno rendendo conto che non è più così, perché il pubblico, dopo una, due, tre illusioni su diverse saghe, il pubblico inizia a essere reticente e inizia a supportare di meno. Questa discesa parabolica proprio per quanto riguarda gli incassi di Star Wars fa capire che va bene mungere la vacca, ma devi comunque dare attenzione al brand, devi dare attenzione ai fan e allo stesso tempo devi dare attenzione alla qualità. Se manca quello, il pubblico alla fine si stanca, ma non è colpa del pubblico. Esiste anche il fanservice fatto bene, contestualizzato, basta saperlo fare. Domande come cosa vi aspettavate, cosa dovevamo fare, ma è troppo pretendere un film scritto bene che tenga conto di quello che è venuto prima. Sì, esatto. Ti sembra troppo. E qui nasce anche la mia domanda che ho posto al collezionista: se un episodio 9 può essere valutato come film a sé stante o come episodio 9? No, il dilemma è in realtà, la risposta è già insita in episodio 8. Se poteva essere valutato come film a sé stante, visto che funziona meglio di episodio 9, visto che comunque, ripeto, come costrutto, e non parlo di continuity, non parlo di mitologia, non parlo di caratterizzazione di personaggi e di coerenza, ma come costrutto, probabilmente, e qui lo dico, secondo me è uno dei film più funzionali, preso a sé stante, preso stand alone, e senza badare a tutti gli errori del caso. E nonostante ciò, anche se preso stand alone, ripeto, io lo promuovo, ha comunque evidenti problemi su cui la critica non è riuscita a soprassedere, e il pubblico neanche. Ed era un film che stand alone funziona meglio di episodio 9. Eppure. Sì, decisamente. È veramente una dicotomia. Cioè, io ho apprezzato tantissimo l'intervento del collezionista, però a volte mi sembra che si cerchino sovraletture. Adesso dirò una cosa che può essere fraintesa. È Star Wars. Cioè, secondo me, il 90% della gente, però di percentuale, il 90% percentuale che tiro fuori a caso, della gente che si approccia a Star Wars, della citazione registica all'horror italiano degli anni 70, se ne frega le balle. Cioè, voglio vedere una storia che abbia una coerenza. Cioè, io che spendo il tempo per vedere 6 film, voglio il giusto payoff. Sì. Cioè, non sto vedendo il film di Lynch, sto vedendo Star Wars. Vero. No? Non ho neanche più la voce, mi sono sgolato prima con Manso. Ti capisco. Giacomo. E quindi sono proprio interrogativi che mi pongo e che non capirò mai. C'è un'altra domanda di Rox. Vai, Rox! Vi rubo qualche altro secondo perché aggiungo una cosa. Questa trilogia mi ha fatto diventare antipatico anche The Mandalorian, perché, spoiler, piccolo spoiler. Non so se si può fare. Credo che sia quello che hanno fatto, che ha fatto Simone prima. Meglio di no, perché prima si sono infuriati semplicemente dicendo una cosa che adesso non dico, quindi evito. Quindi evito. Diciamo Rocks, che The Mandalorian ha fatto una retcon col film, senza dire quale, e a quale personaggio, in quale contesto, diciamola così, mettiamola in questo modo. Così, okay. Così ti diranno, ma quando facevano questa cosa in precedentemente nella saga? Beh, l'hanno fatto in The Mandalorian, e questa cosa gliel'ha mandata in antipatia, presumo. Immagino. Allora, vado a prendere le super chat intanto, vediamo un pochettino. No, prima delle super chat potrebbero esserci altre domande dalle amiche intimissime, quindi perdonatemi, ma il computer, tra l'altro, sono 2 ore e mezza di live, cioè se non siamo più performanti come prima, perdonateci. Ci perdonateci. Sta. La testa che mi sta esplodendo. Quindi, domande, dove stanno? Eccole qua. Olè. Giaco 792, qualcuno mi sa dire chi è l'alieno sul Falcon. Boh. Credo si riferisca all'aborto giallo. Sì.
all'aborto tumorale giallo, non lo so, leggiti i romanzi, no? Stando ai romanzi è il personale del servizio del Falcon, che tra episodio 8 e episodio 9 è stato assunto. Però se uno non ha letto i romanzi, queste cose non le può sapere, maledizione. E che sparisce dopo la prima scena, tra l'altro. Esatto, sì. Dico io chi è quell'alieno lì. È un giocattolo. Nella scena in cui arrivano i Sith Trooper, io ho pensato, eccoci, stiamo arrivando per vendere tanti giocattoli. Più o meno era così. Giovanni Urniani, la prima cosa che ho pensato finito episodio 9 è la frase di Luca Giurato, bravo il mago. Ciaco 792, film che vi ha deluso di più in quest'ultimo decennio? Oddio, ce ne sono, eh? Allora, se devo parlare da un punto di vista puramente affettivo, io ti dico episodio 9, proprio perché mi ha distrutto la consapevolezza dei ricordi che avevo. Se parlo di non dico che sia il peggiore, però se parlo di delusione, di conseguenza parlo di pancia e di cuore, ti dico episodio 9. Perché adesso, come te, sono un attimino in pausa da Star Wars, proprio per questo motivo. Tanto c'è chi mi sta chiamando, hanno timore della mia vita. Cosa c'è? Sono in diretta, casomai portami da mangiare qua in diretta, che ceniamo assieme. Stavo pensando... rispondere episodio 9 forse troppo istintivo, quindi film che mi ha deluso di più del decennio te lo dico: Batman v Superman. Avevo però devi dare un breve contesto, spiegami perché. Aspettative smisurate e invece è diventata una chiavica, cioè speravo veramente che la DC facesse quello che stava facendo la Marvel. Ah, ok. E invece è stata veramente una roba inguardabile, e c'era tra l'altro Chris Terrio sempre di mezzo. Sì. Sarà un caso? Io non credo. Però anche tu hai messo un po' di pancia di cuore, perché Batman è il tuo supereroe preferito. Quindi. Certo. però secondo me ad episodio 9 sono arrivato un po' pronto. Batman, okay. Di Superman, mi ricordo che ero hypato come una bestia. Sì, ricorda ancora le reaction al trailer. E fino ai primi 30 minuti dicevo, vabbè, dai. Poi a un certo punto... capisco. Arrivati a Marta, ci sta più verso. Proseguendo oltre, leggiamo le super chat che non ho ancora trovato, tra l'altro, in questi menu meravigliosi di YouTube. Allora. Stiamo veramente facendo gli Highlander. Decisamente. Wow, questa live passerà alla storia. Super chat, andiamola a vedere. La Peppa, qua finiamo domani mattina. Balanced Harmony, le Semper Lu, il cibo è la vera nemesi di questo Natale, in effetti. Cosa fai a Capodanno? Che tra l'altro come icona, Victor. Cosa ne pensate della serie TV di The Witcher? Allora, ho visto, giuro, solo i primi 30 minuti, quindi non posso esprimermi. Però quel poco che ho visto, no, e sono 30 minuti, lo sottolineo, non mi ha entusiasmato. Ho trovato i dialoghi un po' artificiosi. Ma ripeto, ho visto davvero i primi 30 minuti di sfuggita perché non avevo tempo, quindi il mio parere in questo caso non vale veramente una cippa. Allora ne do un attimino uno più autorevole. Continuerò a guardarlo. Rob? A me manca solamente il finale di stagione. Posso dire che mi sta piacendo, ha degli evidenti difetti, degli evidenti limiti. Primo su tutti la CGI che non funziona sempre. Detto ciò, io invece lo sto apprezzando molto. Mi piace tantissimo la recitazione, sto apprezzando la recitazione di Henry Cavill, che non ho mai visto così espressivo come non mi capitava da tanto. E addirittura penso che il più grande pregio dello show sia il combattimenti. C'è un combattimento in piano sequenza fatto da Cavill senza stunt con la spada, che è da capogiro ad averne in Game of Thrones dei combattimenti così. Tanta gente lo paragona a Game of Thrones ingiustamente, ma è la serie fantasy più recente che è arrivata in televisione, quindi capisco il motivo. Non c'è ragione di paragonarlo, ma se proprio volete farlo, fatelo tra la prima stagione di The Witcher e la prima di Game of Thrones, quando non c'era ancora il fantasy spinto e allo stesso tempo non c'era ancora la CGI
Sky, quella potente, e HBO non aveva ancora staccato gli assegni con i budget a 5 o 6 zeri. Detto ciò, se si conferma così anche per il finale di stagione, per me, parlando di voti, perché alla fine lo so, è quello che vi interessa, per me è un 8 pieno. Valerio Rigoni, cinepanettoni ci sono, c'è il film di Ficarra e Picone che è molto bello, non è un cinepanettone, esatto. Specifichiamo, con cinepanettone non si definisce una commedia uscita nel periodo natalizio, sì. Si definisce un filone riconoscibile da alcuni stilemi, diciamo che è diventato un termine abbastanza dispregiativo, no? Con il passare del tempo, era una commedia che rifletteva sulla società, con dei protagonisti abbastanza ricorrenti a livello di tipologia, con quella che voleva essere una satira di costume, immagino, quindi c'erano proprio dei requisiti, un cast ricorrente, non tutte le commedie natalizie sono cinepanettoni. Poi, Balance di Harmony, se si parla di espanso, penso ai bagordi natalizi, effettivamente il nostro stomaco si è espanso. Vero. Nico Garulo, ringrazio per la donazione, Alessandro Stamera, genitori direi mal cagatissimi, vedasi il finale. Vero. Luca Gianantoni, perché Kylo inseguirei da solo senza cavalieri? Chissà, vorremmo saperla anche noi. Cosa fai a Capodanno? Dark Andros, fammi godere come solo tu puoi fare. Credo ti abbia fatto godere a sufficienza. Prima, Renny Ballot con una donazione, ti ringrazio veramente tanto, Renny. Volevo solo sottolineare che l'unica trilogia progettata come tale fin dall'inizio è la prequel, infatti narrativamente la migliore. Insomma, sia quella originale sia quella sequel sono improvvisate. La sequel è venuta male. Ti devo un po' contraddire, perché innanzitutto si vede che in realtà ci sono state anche lì delle correzioni in corsa, Jar Jar. Yeah. E poi Lucas ha letteralmente scritto la sceneggiatura di L'attacco dei cloni dopo La minaccia fantasma. Ci sono proprio i documentari che lo testimoniano, che magari avesse delle idee è legittimo. Sicuramente aveva un po' capito cosa fare, ma nei dettagli, secondo me, se tu la vedi, capisci che alcune cose sono state... Jar Jar è proprio manifesta la correzione, eh. Vero, è un po' come Rose in episodio 9, vero, verissimo, con il piccolo dettaglio che Jar Jar non aveva rapporti romantici e quindi vederlo relegato non stonava più di tanto. Rose, cazzo, era limonava fin alla fine di episodio 8. Vabbè. Starlight IO da 1 a 10, trilogia prequel originale nuova, votate. È difficile dare voti a queste cose, cioè c'è la vecchia trilogia di lui, diciamo 4, 5, 6, come faccio a darti un voto numerico con tutto sì. L'affetto anch'io avrei difficoltà, dai, però cerco di mantenermi, ti dico trilogia classica 8 più prequel secondo me 4. Nuovissima è la trilogia sequel, secondo me da 2. Allora io ti dico trilogia classica 8, trilogia prequel ti dico 6. Ah. E trilogia sequel ti dico 4. Ho voluto essere generoso. Sì, dai, io la prequel la alzo a 5. Ci ho ripensato. Valerio Rigoni, l'hai visto il film Eragon? Ti piace? L'ho visto e no, l'ho trovato orribile. Okay. E non ho neanche letto il romanzo, quindi non posso incazzarmi per le incongruenze, anche perché tra l'altro, opinione impopolare, trovo Eragon uno dei romanzi fantasy più sopravvalutati degli ultimi decenni, visto che a proposito di Star Wars, è un rip-off di Star Wars. Sì. Però il film no. Tra l'altro noi in Italia abbiamo avuto il doppiaggio di Ilaria D'Amico, che wow, l'ha impreziosito, proprio. Già. Che meraviglia. Balance di Harmony, la spada gialla più famosa è quella di Zeven Aster, vero. Rox, grazie Rox, piccolo pensiero per le feste. Se volete riconciliarvi con lo spirito natalizio, guardatevi Klaus su Netflix, lo devo fare. Bellissimo. Tozzi fan, ma se Anakin è frutto della manipolazione dell'imperatore, il bacio tra Rey e Kylo è incestuoso? Secondo Abrams, sì, però voleva essere puro. Cioè, quindi, boh. Chi può dirlo? È un'ottima domanda.
Chip Mac, secondo voi quali erano i piani originali per Rey, figlia di Luke? Guarda, allora, posso dire che anch'io sono del tuo stesso parere, sempre restando ad Abrams, lui ha detto che i piani di Rey di episodio 9 erano gli stessi che aveva in episodio 7. Ci credo? No. Così come non credo al bacio fraterno. Quindi Abrams lo vedo molto molto paraculo. E l'ultima cosa, e poi chiudo, perché siamo già andati oltre, a me dà veramente fastidio il fatto che alla domanda come mai Star Wars Episodio 9 non risponda a tutte le domande, Abrams risponda, ma il bello delle storie è questo, che non ci siano delle risposte perché il pubblico deve trovarle con la propria immaginazione e il proprio cuore. Ma vaffanculo, scusa. Sono d'accordo. Ci sono dei dettagli in episodio 7 che secondo me sono inequivocabili. Ragazzi, la spada degli Skywalker la chiama Se. Ed è una Palpatine. E la chiama Se, non le fa vedere le visioni, le fa vedere le visioni della famiglia Skywalker. Aveva visto il futuro, la spada, cioè sapeva che lei si sarebbe chiamata Skywalker. Peraltro lei gli ha detto non vergognarti di ciò che sei. Infatti si è visto alla fine. Joker 96, spiegatemi perché Omaron. Ti ringrazio per la donazione, però spiegatemi perché i buchi di trama vanno bene in Endgame, ma in Star Wars no. Endgame è pieno zeppo di buchi di trama, in primis perché non hanno, e poi c'è il commento troncato. Allora. Due cose. La prima. Parlare bene di un film parlando male di un altro non rende onore al film che si sta cercando di difendere. Cioè non è che siccome, una persona ti sta dando da mangiare una merda, mentre l'altra una merda con lo zucchero, allora quell'altro sta facendo meglio, no? È più simpatico. No, ti stanno dando da mangiare la merda uguale. Perdonate questa metafora colorita. Francamente, a episodio 9, gli piacerebbe essere come Endgame, ma lo si vede proprio, perché ci sono anche due scene che cercano di fargli il verso. Vero, verissimo. Ragazzi, cioè adesso vabbè, i gusti sono sacrosanti, tutto quello che abbiamo detto in questa live sono gusti, però i cosiddetti buchi di trama di Endgame, che tra l'altro abbiamo sempre rilevato tutti li abbiamo sempre rilevati, tutti, a confronto del Groviera di sto film, sono uno spillo, ok? Cioè, non facciamo di tutta l'erba un fascio. Vero. Perché sono due prodotti imparagonabili. Anche perché, se proprio vogliamo vedere, Star Wars 9 doveva dare il coronamento di 9 film e ha fatto una boiata. Endgame doveva dare il coronamento di 23 film. Ci sono dei difetti, sì. Ditemi che i personaggi non sono stati rispettati. I principali perlomeno, poi su Thor possiamo aprire dei dibattiti, ma Iron Man, Capitan America, tutti gli Avengers. Ditemi che la storia, pur con alcune forzature, non fornisce un finale coerente con quello che abbiamo visto prima. Venitemelo a dire. Ragazzi, dai, Poi se vi ha fatto cagare, ci sta. Però, non so, Rob. No, io sono d'accordo con te, i gusti soggettivi sono una cosa, la percezione oggettiva è un'altra. Ovviamente ci sono dei difetti, ci sono dei buchi di trama, ci sono cose che non tornano, però riuscire a coronare 10 anni, ormai 11 quando è uscito, e comunque più di 20 film, secondo me la caratterizzazione dei personaggi, riuscire soprattutto da un punto di vista emotivo a coronare quello che si era costruito, a celebrare quanto costruito, a onorare tutto quanto costruito. Di fatto io sono uscito dalla sala di Endgame, parlo della mia percezione soggettiva, emozionato e pienamente soddisfatto, nonostante abbia visto delle cose oggettivamente sbagliate. Allo stesso tempo non posso dire, io invece da fan di Star Wars mi sento tradito. E in 42 anni si sta parlando di 9 film, 8 da onorarne, mentre qua in 10 anni 23. E anche qui non si può parlare di una cosa programmata con anticipo, di una visione di insieme, perché ci sono stati diversi registi, però la cosa funziona di più. Voi parlo in generale, chi ha fatto quel commento, molte persone stanno dando una cosa come Endgame come scontata, facile, è irripetibile.
uno irripetibile, due il termine di 23 film, ma con il cast che avevano, ma con tutte le sottotrame da chiudere. Cioè, mi sembra vagamente più facile perdonare i difetti di quel film rispetto a episodio 9. Vero. Perché se proprio vogliamo fare anche puntigliosi, diciamo che episodio 7 è un restart, quindi la trama da gestire era episodio 7, 8, 9. Esatto. La differenza c'è. E lo ripeto, non si fa un buon servizio a difesa di un film dicendo ma anche l'altro l'ha fatto, eh? E allora? Anzi, se vale la stessa assonanza, allora anche Endgame è bello. Se tu mi vieni a dire, ma guarda che anche Endgame l'ha fatto, allora anche se tu stai difendendo episodio 9 dicendomi questa roba qui, allora ti deve piacere anche Endgame. E viceversa, eh? Boh. Sono discorsi che non tollero. Tra questo, i fan, la colpa dei fan, le stiamo toccando tutte, eh? Balance di Harmony, massimo supporto per gli ultimi due sopravvissuti. Grazie. Allora, io leggo proprio in fretta e furia due commentini perché siete 1046. Quindi, Stefino 01, ma non eri tu che criticavi Cap per la sua scelta finale? Appunto. Sì. E quindi? La cosa che fa Cap a fine film non torna per un cazzo. Però posso dire che quantomeno fornisce una chiusura emotiva efficace al personaggio? A me non è piaciuto, però rivedendolo un po' cambiato la mia opinione da questo punto di vista. Cioè, la seconda e terza visione l'ho ingoiata meglio, quella cosa lì. Ma nonostante tutto, in episodio 9 c'è della roba molto peggio. Peggio. Cioè, Endgame non ti distrugge il senso dei 23 film prima, ok? Non ci viene detto... È come se per 22 film ci avessero detto ragazzi, per Thor è impossibile ingrassare e in Endgame è grasso. Anakin nel prescelto e riportato all'equilibrio, 8 film non sono serviti a un cazzo. Come si possono paragonare le due cose? Vero. Com'è com'è possibile? Poi abbiamo, attenzione, se ci sono magari anche su altri argomenti, ho visto The Lego Batman, penso sia il miglior film sul personaggio, migliore non lo so, ma sicuramente tra i migliori. Lego Batman è veramente una perla, E vi consiglio di recuperarlo se non l'avete mai fatto, e lancio la mia provocazione, il Joker di quel film è migliore di quello di Phoenix. ma sono abbastanza serio, nel mio intento. Cioè, la dinamica tra lui e Batman in quel film, seppur parodiata, è molto più fedele e interessante. Sarà perché nel film Joker Batman non c'è, potrebbe essere, certo. Allora siamo arrivati alla fine. Io vi ricordo, senza farla lunga, per premiare questi sforzi titanici, di abbonarvi se volete farlo, che esiste la collaborazione con il sito Pumpling, potete utilizzare il codice per comprare tutti gli articoli del sito. Ho anche abbassato la voce perché mio padre è andato a dormire. E infine di iscrivervi, mettere mi piace, commentare. Io vi ringrazio perché avete fatto un sacco di super chat oggi, siete stati in tantissimi fino alla fine, e veramente vi ringrazio per il supporto e l'adesione a questa puntata. No, ragazzi, non l'hanno detto che per Thor è impossibile ingrassare. Non l'hanno mai detto. Per carità. Ok? Non ci hanno fatto la testa tanta con una profezia che diceva Thor non può ingrassare e se ingrassa finisce il mondo. Va bene? Non l'hanno detto. Non fate il pelo alla metafora, perché se volete la specifico, non c'è mai stata una profezia che abbia detto Thor non può ingrassare e si ingrassa e esplode Rocket Raccoon, poi arriva il film e non succede. Non l'hanno mai detto. Vorrei chiudere, prima di ringraziare Rob, con questa. Oh, è un regalo dei miei genitori per Natale, quindi non è in vendita, però magari se mi piace possiamo farne un po'. Bene, veramente sono allo stremo delle mie forze. Io di solito ceno alle 7:15, sono le 9:50, ho fame, non ho più la voce, non posso parlare più forte, ho dovuto sedare una rissa in diretta,
ed è stato bellissimo. Io saluto e ringrazio Rob McQuack. Io ringrazio Mattioschi dell'ospitalità, vi dico solo che tra un 20 minuti tocco le 6 ore di live oggi, quindi potete immaginare come sto. E vi ringrazio anche per il supporto, e anche perché siete stati in tanti, vi leggo spesso qui in chat e siete stati in tanti anche a intervenire nelle mie live, quindi sono molto contento. Vi do appuntamento alla prossima decade. E beh, speriamo in una puntata più tranquilla per iniziare il 2020. Sì, ciao ragazzi, buon anno nuovo. Mi sa che settimana prossima ci chiede il sondaggione. Ve l'avevo già chiesto cosa pensavate di Star Wars settimana scorsa, oggi il sondaggio. Esatto. Io ho ancora delle domande in canna e non le ho mica finite, ma magari farò un video dedicato, casomai ve ne dico una divertente per chiudere. Vediamo se ce n'è una particolarmente curiosa. Ti sei perso una super chat di Morella. Ci augurava le buone feste, mi sembra di ricordare. Okay, perdonatemi, ma ne sono arrivate tantissime. Quindi la leggo. Morella, sì, grazie Morella, ci vuole ringraziare e fare gli auguri di buone feste. Altrettanto, grazie, cara. Grazie. Ok. Questa è un po' fare proprio il pelo nell'uovo, lo ammetto, però secondo me è divertente. E me l'ha detto un utente, tra l'altro. Perché quando Rey utilizza i fulmini sul trasporto di Chewbacca lo fa saltare in aria, mentre quando Palpatine utilizza i super fulmini su tutte le navi che stanno combattendo, le disattiva e basta? Pensateci e datemi la risposta settimana prossima in Facce di Nerd 112. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.